destra, irrompere in senso carnevalesco. Può darsi che sia proprio un periodo di festeggiamenti, perché vedete, hanno questi abiti piuttosto inconsueti, specie gli occhiali, i berretti. Quadro di grande interesse, poi la definizione degli oggetti come sempre. Monsù Teodoro inseriva spesso dei cani che partecipavano della scena, ed infatti vedete queste figure che irrompono all'interno di una abituazione, di una taverna abitata da pitocchi, da pitture da popolani che stanno banchettando, e il coltello è lasciato in bilico e il pane altrettanto. Anche qui le porcellane decorate bianco e blu, e la vivacità del racconto. Ci sono dei problemi con YouTube perché è bloccato. Allora ci dicono dalla regia che hanno. E c'è qualche problema con YouTube, cercheremo naturalmente di immediatamente risolverlo. Poi abbiamo i due dipisti di Jean-Baptiste Lambrecht, altro pittore delle Fiandre, questo sì completamente fiammingo che vedete con gusto che ormai ci porta al Settecento, celebrare anche qui gli interni, due taverne magnifiche, le Nature Morte. Belle come Nature Morte di Chardin. Colpi di luce. Le espressioni quasi definite in senso ritrattistico per le nostre due opere su tavola, come i più preziosi fiamminghi sono su tavola, il nostro Pandan di Jean-Baptiste Lambrecht. E poi, sempre relativo al mondo nordico, il Giovanni Grevenbroich, detto il Solfarolo, che nacque a cavallo tra Germania ed Olanda, ma si formò in Italia. I suoi soggiorni sono documentati nel nostro paese. Per cui andremo a vederlo successivamente nelle tappe milanesi e nelle tappe romane, un'opera pubblicata nella monografia che vi mostreremo questa sera. Dedicata ai Grevenbroich nel 2019 da Dassie, pubblicata appunto nel catalogo generale. Ma a questo punto andrei a inserire, e allora subito dalla regia arrivano le prime chiamate. Signori, è uno dei maestri, insieme ai pittori romani più raffinati, più colti e abili nella resa dei notturni, soprattutto degli incendi. Dalla regia. Allora andiamo a vedere subito San Giuseppe col bambino. Allora, che occhio. Allora, è una delle novità di questa sera, è di scuola romana. Siamo nel primo Settecento. Ecco qui, ambito appunto della pittura romana. Se si deve fare un nome, si può avvicinare al linguaggio di Francesco Trevisani, che si era appunto collocato a cavallo tra l'esperienza marattesca e un nuovo languore, un nuovo sentimentalismo che prelude proprio alla pittura del XVIII secolo. Insolita la presenza di San Giuseppe, eccolo qua in primo piano. Diamo anche le misure subito, che sono di 80 per 50, no, questo scusate, il comodino, 98 per 77. È in stile, molto bella però. È in stile. Allora, la Vergine che si colloca nel secondo piano. Magnifico questo angioletto che guarda lo spettatore e richiama l'attenzione dello spettatore all'interno della rappresentazione, portando il giglio che è appunto il simbolo della purezza relativa alla Sacra Famiglia. Poi abbiamo altri tre angeli, i due che compaiono sopra la nuvola di San Giuseppe, per cui questa dimensione da un lato terrena, come evocato anche dal paesaggio sullo sfondo, e dall'altro celestiale, con i due cherubini che
compaiono, li abbiamo trovati spesso in scultura. In secondo piano, invece, questo angelo, vedete? Le ali appena intraviste, un quadro che va visto dal vero, eh? Dal vero certamente vi stupirà in maniera assolutamente certa, bella la dimensione, capoletto magnifico a 6.000 euro. La Vergine immersa nella lettura del testo sacro, l'angioletto che ci guarda, quasi da trade union tra il fedele e lo spettatore, e la visione invece di San Giuseppe, perché vedete, San Giuseppe guarda altrove, guarda nell'alto dei cieli, appunto nella direzione della chiamata del Signore che lo aveva voluto, appunto, marito di Maria. È un quadro molto dolce, come appunto tutta la pittura romana di quest'epoca. A questo punto io mi porterei però laddove la pittura romana è davvero nata, sulla parete dedicata a Raffaello, perché nel 1520, tra il 6 e il 7 aprile, come documentato dalla rassegna che tutti avremmo voluto vedere, è stata subito chiusa, chissà mai se riaprirà, speriamo che venga prorogata, dedicata al grande maestro, tra l'altro con un taglio particolarissimo, guardatela su internet, è davvero molto molto interessante, parte a ritroso da Raffaello, dalla sua morte, sino appunto agli esordi. Per cui Dario, quando siamo pronti, me lo dica, seguiteci tra pochissimo, Christian di Acropolis interverrà al telefono, interverrà con un piccolo video nel quale spiegherà non solo la prima parte, sono 5 minuti relativi alla biografia di Raffaello, ma sarà l'occasione per tutti per andare su Yahoo, per andare su Facebook, Acropolis Milano, e seguire quotidianamente gli interventi di Christian su maestri, pittori e architetti italiani. Per cui una sorta di lezione quotidiana piacevolissima, come sempre lo vedrete tra poco, condotta da Christian molto molto bene. Seguiteci in diretta dalle 17 sino alle 21, www.arsantiquasrl.com in streaming, 126 del digitale, 821 di Sky. Alle mie spalle Madonna e Raffaellesche, questa sera celebreremo il cinquecentenario della sua morte. Rimanete con noi fino alle 21, per cui andremo a rivedere la bella Jardinière, che è il dipinto che si trova al centro. Qui le cifre ve le dico subito, sono i primi prezzi che vi do della serata, perché voglio, un po' come accade per esempio nel momento in cui si incontra la donna o l'uomo della nostra vita, ci si ricorda quel particolare momento, questi sono giorni che ricorderemo tutti, che ricorderemo a lungo, che d'altro canto ci insegneranno anche molte sfaccettature della nostra esistenza, anche per il futuro, evidentemente nel senso di capire molte cose che proprio questa situazione, questa precarietà ci ha portato a individuare. Vi dicevo, a 2.600 euro, siamo nell'Ottocento, anche una scritta sul retro che vi celebrerò tra poco, siamo a metà dell'Ottocento in Francia, a 2.600 euro, il dipinto tratto dalla tela di Raffaello, la bella Jardinière, che Christian poi ci descriverà tra pochissimo, a 2.600 euro. Il mito di Raffaello, celebrato anche da questa mostra che si è tenuta 2 anni fa, tra gennaio e maggio del 2018 a Bergamo, proprio sul San Sebastiano dell'Accademia Carrara, e molta pittura del XIX secolo, come i nostri dipinti che celebrarono il mito di Raffaello. Per cui oggi, in occasione del cinquecentenario della sua morte, del divino pittore, che vedremo anche leggendo le fonti, leggendo Vasari, celebrata addirittura il Venerdì Santo con tutta una serie di rimandi, di ritorni temporali che portarono questo evento ad assumere fin da subito un senso miracolistico e sovrannaturale, per cui a 2006, a 2008 andrebbe anche pulita, per cui risulterebbe ancora più bella la bella immagine della Madonna Pitti, della Madonna del Cardellino, eccola qua. Anche qui racconteremo il dipinto di Raffaello di grande grazia e dolcezza. Questo è il primo Raffaello, quello tra il 1504 e il 1508-9, scusate, prima della partenza per Roma, Cardellino dal valore simbolico. E poi una serie di, a 2008, a 1600 euro, ecco, rivediamo la stessa immagine della Vergine, ritornare
al centro di questa teca a 1600 euro, dove compare anche l'autoritratto di Raffaello dal modello degli Uffizi, la figura da Sebastiano del Piombo, Guido Reni, due personaggi in costumi ottocenteschi, per cui chissà i committenti di questa preziosa teca a 1600 euro. E poi l'ultimo dipinto disperso, potrebbe essere anche un documento molto prezioso, questo oggetto costituito dai 7 dipinti su rame dell'Ottocento per raccontare appunto la vicenda relativa ai dipinti che si trovano a Firenze. Poi un Raffaello al quale tengo moltissimo, in alabastro dell'Ottocento, 52 centimetri. Questo veramente, ci sono opere, come il maestro Umberto mi insegnava, un antiquario potrebbe morire anche con la Gioconda in bottega, se non fosse in grado di trasmetterne la bellezza e l'importanza. Io a 1600 euro mi chiedo, Dario, questa sera, se non lo dovessi confermare, forse significherebbe che per chi vi sta parlando probabilmente si è giunto il momento di ritirarsi, di farsi da parte, perché a 1600 euro un bel Raffaello del genere, che guarda con lo sguardo lontano, lo vedete, a trarre ispirazione da quel mondo della bellezza anche classicheggiante, che il nostro maestro aveva visto dopo essere dall'Umbria arrivato a Firenze e poi a Roma. E l'ultima a 3.000 euro è la Madonna con Bambino Sant'Anna, detta la Madonna del Divino Amore, tratta da uno dei dipinti invece della Maturità di Raffaello, che oggi la critica tende ad associare anche al nome di uno dei suoi allievi, il Penny, e che si trova al Museo Nazionale di Capodimonte. La forte impronta leonardesca, lo sfumato e tutto quello che Christian tra pochissimo ci dirà. Io direi ora di mandare la musica per rivedere le tre Madonne: a 3.000 euro la 22, a 2006 la 23, a 2008 la 24. Le pagate come volete, ma sono degli oggetti che non dimenticherete mai più, anche per l'occasione di averli acquistati e confermati proprio nel cinquecentenario dell'artista. Bellissima, bravo Paolo, questa immagine generale della parete, la musica dalla regia. Eccoci, eccoci tornati in diretta. Vedremo poi, vi dicevo, seguitelo anche su internet, perché avete davvero tantissimi video estremamente esaustivi sulla grande storia del Sanzio. Io ho estrapolato due postille che vi mostrerò successivamente, tratte dall'intervento di Federico Zeri in una sua lezione su Raffaello, e quanto moderno appaia, partendo da due dipinti, la liberazione di San Pietro dal carcere nella stanza di Eliodoro nei Musei Vaticani e la Santa Cecilia dipinta per Bologna, per capire quanto sul finire del Cinquecento ritornerà con un Caravaggio, con maestri naturalisti, il primo Raffaello. Io direi a questo punto di mandare il video di Acropolis per introdurci con 5 minuti nella grande prima stagione fiorentina di Raffaello, poi tornare in regia, sento che sta suonando il telefono, tornare in diretta, perché io queste tre Madonne le ho da circa un annetto, le ho tenute via per questa occasione e difficilmente, e anzi non ne ho mai più ritrovate altre, belle di dimensioni, di colori, di poesia. Raffaello, della prima maniera al 23-24, della Maturità al numero 22. Da Acropolis, che vi prego di seguire quotidianamente con i suoi interventi relativi ai maestri, pittori, scultori e architetti italiani, Christian in collegamento video. Un attimo di
Quest'anno è il 2020 e quindi ricorre il cinquecentenario della sua morte. La scelta è ricaduta sul grande Raffaello da Urbino o Raffaello Sanzio, il quale nasce a Urbino nel 1483, ma muore a Roma nel 1520, quindi esattamente 500 anni fa. Giorgio Vasari scrive nelle vite dei pittori, scultori, architetti illustri: nacque dunque Raffaello in Urbino l'anno 1483, in Venerdì Santo a ore 3 di notte, quindi era il 28 marzo appunto del 1483. Secondo altri biografi, altri scrittori, Raffaello nacque il 6 aprile, ma in questa sede ovviamente che sia il 28 marzo o il 6 aprile ha poca importanza. Quello che sicuramente conta è che Raffaello era figlio di un pittore. Suo padre si chiamava Giovanni Santi, non è un artista eccelso come molti altri del suo tempo, però si trova, diciamo, a lavorare in un ambiente piuttosto interessante, in una delle corti più splendide di quel periodo, la corte di Federico da Montefeltro a Urbino. E quindi Raffaello muove i primi passi in quello che era il fertile ambiente culturale marchigiano. Pensate che il padre di Raffaello muore quando appunto il giovane artista ha soltanto 11 anni, nel 1494, e Raffaello si trova ad ereditare la bottega paterna. Certamente c'erano dei collaboratori del padre che avevano qualche anno più di lui, però insomma si trova a far fronte così piccolo e così giovane, ovvero proprio un enfant prodige, con le prime importanti committenze che lo portano a lavorare in tutta la regione. Giorgio Vasari ricorda che il primo vero maestro di Raffaello fu il celeberrimo Pietro Vannucci, detto Pietro il Perugino, un artista che tutti voi avete sentito nominare almeno una volta nella vita. Ecco, se diciamo l'esperienza della bottega di Perugino non è così accertata in termini di continuità, è pur vero che Raffaello muove i primi passi, insomma, attraverso l'arte e il così linguaggio pittorico di questo grande maestro, ancora legato per certi versi ad una cultura quattrocentesca. Le immagini che scorrono, tra l'altro, vi mostrano un celebre confronto tra la consegna delle chiavi di Pietro Perugino, conservata in Vaticano, e lo sposalizio della Vergine di Raffaello, conservato nella nostra amatissima Pinacoteca di Brera, dove diciamo viene visitato quotidianamente, purtroppo non in questo periodo, da centinaia e centinaia di visitatori. Raffaello quindi lavora a Città di Castello, città per la quale realizza questo straordinario sposalizio della Vergine, si muove a Perugia, si muove a Siena, quindi è documentato in una impresa che stava così affrontando uno dei suoi amici più anziano di lui, sicuramente di qualche anno, più conosciuto forse all'epoca, il Pinturicchio. Stiamo parlando della libreria Piccolomini, conservata nel Duomo di Siena. Ma diciamo, saltando un po' così questi primi anni, la svolta, lo slancio di Raffaello lo si ha nel 1504, anno in cui Raffaello giunge a Firenze con in mano una famosa lettera di raccomandazioni, potremmo dire, o meglio di presentazione, per il gonfalone Pier Soderini, scritta di suo pugno dalla duchessa Giovanna Feltria, figlia di quel celebre Federico da Montefeltro che era stato il grande duca di Urbino. E a contatto con il fertile ambiente fiorentino, Raffaello, diciamo, inizia ad elaborare quella serie straordinaria di Madonne che lo hanno reso famoso in tutto il mondo, per cui possiamo vedere la Madonna del Baldacchino, possiamo vedere la Madonna del Cardellino, possiamo vedere anche la splendida Belle Jardinière, come viene chiamata la Madonna conservata al Louvre, che è una delle sue più famose realizzazioni. E lo vediamo allo stesso tempo impegnato anche nella ritrattistica. Tra i miei preferiti ci sono. Bene, eccoci tornati in diretta. Allora, grazie a Cristian che ci ha così bene introdotto. Allora, sono molti che ci stanno chiamando. Ripeto, a 2600 euro la Madonna al centro, è datata 1853, per cui qui siamo a metà del XIX secolo. Francese, in effetti, e ovviamente questo dipinto si trova al Louvre. Pensate, venne acquistato già da Francesco I nel 1520 alla morte dell'artista. E il fatto che sia francese è
documentato anche da questa rielaborazione del paesaggio che ci riporta proprio nella contea dove questo dipinto venne eseguito. Vi do subito anche il riferimento alla località, vedo che probabilmente siamo già in regia, Tonnerre 1853. Si tratta appunto di un dipinto realizzato in Francia dove dalla restaurazione in poi il mito di Raffaello pervadeva l'intero mondo dell'arte e proprio in questo piccolo paese di Tonnerre, anche in luoghi per cui lontani, nel dipartimento della Borgogna, in Francia Contea, il mito di questo grande maestro arrivò. Signori, le potete anche pagare con la dilazione a tasso zero entro un anno, per cui costa poi nulla il nostro dipinto. Vi faccio vedere subito lo strumento di dilazione. Perfetto, la ringrazio allora. Allora, si tratta di questo sorta di pagodil a 2.600 euro. Mettete il vostro bancomat all'interno, verrà divisa per 12 mesi, per cui circa 240 euro al mese. Vedo Paolo che non ci crede, si toglie gli occhiali e dice: non è possibile, 60 euro la settimana. Il quadro è vostro oggi, per quest'anno e per tutta la vita. Chi non avesse nemmeno un quadro in casa e volesse iniziare con una bella opera, ideale per un capoletto, per un salotto, abbiamo visto gli amici di Agnadello, salutiamo naturalmente Emiliano e la famiglia, con quella bellissima Immacolata nella parte centrale del salone, cambiare il salone. Questa sera potete fare la stessa cosa voi. A 2,6 la Madonna alle mie spalle, a 2,8 la 24, a 3.000 la 22. Io direi a questo punto di collegarci con Ci Christian che ci sei? spiegherà, Ok. Dario, quando è pronto, in senso Aspetta, adesso ti cronologico, metto in viva lo voce, aspetta un sviluppo dei secondo. dipinti, a Ti partire metto in viva voce, adesso dal apro il telefono, primo, quando che è ti dico di appunto andare, quello il numero parli. 24 della cosiddetta Madonna del Cardellino, una storia molto interessante. Pensate, adesso tutte le linee naturalmente stanno tornando a squillare. Quindi dobbiamo per un secondo attendere ancora il collegamento con Christian. Signori, non perdetevi, io non ne ho più trovati da circa un anno o questi, ma la ricerca è iniziata parecchi anni fa, dipinti che celebrano il mito di Raffaello. Lo si è celebrato anche in questa mostra tenutasi all'Accademia Carrara di Bergamo, dove proprio c'era tutta la sezione dei dipinti non solo dell'Ottocento ma anche del Novecento, il mito della Fornarina, perché poi Raffaello è romanticismo nell'Ottocento, è l'amore di questa donna. Abbiamo Christian? Ah, per la collezione dei. Allora andiamo a vedere, poi arriva da Christian. La collezione, signori, a 1.600 euro avete 7 tondi in rame, interessantissimi, in una teca dell'Ottocento, eccola qua. Vedete i rami, dove la prima delle opere è questa magnifica Madonna che vado a collocarvi subito a fianco di quella di riferimento. La vedete? Che è quella degli Uffizi. Per cui può darsi che questa raccolta sia proprio relativa delle opere da Grand Tour, una raccolta relativa agli Uffizi. Poi abbiamo l'autoritratto, per cui chi ha 1.600 euro, questa folle cifra, andate ad acquistare l'intera teca, avrà anche l'autoritratto di Raffaello, rarissimo. L'opera di Sebastiano del Piombo, eccola qua, altro maestro magnifico veneto a cavallo tra pittura appunto veneziana e michelangiolesca a Roma. Beatrice Cenci, è un racconto dei più incredibili, celebrato nel dipinto di Guido Reni. Due effigi. Evidentemente, a mio avviso, da legare ai committenti di questa teca, perché sono in abiti, vedete, surame, una raccolta di 7 miniature raffiguranti i ritratti, e poi guardate questa, cinquecentesca, da inserire proprio nei dipinti antichi che celebra la nostra teca, chissà mai un dipinto perduto, per cui potrebbe essere anche. Amici, un prezioso documento che oltre ai dipinti noti di Guido Reni, Sebastiano del Piombo e Raffaello, squisita la fattura, ma guardate che bello questo volto. Tra l'altro è molto elegante in nero profilato d'oro, un oggetto bellissimo, cornice ottagonale.
signoria, 1600 euro. Ma questa è una teca che celebra la storia dell'arte. Vi dicevo in questi giorni il fascino di raccontare i grandi maestri, seguire Christian, ma anche io, per esempio, ho ritrovato una, faccio pure anche pubblicità, perché è bellissima questa collana della Rizzoli relativi a 100 maestri. Guardate com'è fatta bene, con tutte delle immagini molto molto belle, per cui anche chi volesse fare delle letture piuttosto agevoli, vedete, spiegazioni di tutti quali. Eccolo qui che torna, guardate, il pittore, guardate. Nemmeno lo facessi apposta. È il destino, eh? Eccolo qua. Mettiamolo qui sotto. Che bello, poter documentare la storia dell'arte con degli oggetti da Grand Tour. Questi erano gli oggetti che i grandi viaggiatori che giungevano in Italia si portavano a casa come memorie del Grand Tour. Per cui sono di grande significato, naturalmente anche collezionistico. Sono 7 ovali su rame a 1600 euro, niente, con la cornice intagliata e dorata. E guardate poi la parte relativa alle Madonne, sempre tratte da questi magnifici libri. Questo ve li consiglio in toto perché potete rifarvi tutta la storia dell'arte con letture veloci, piacevolissime. Eccola qua che torna la bella giardiniera, e Christian se la spiegherà subito al telefono, perché... Allora, Dario... È in conferma, molto bene, attenzione, non mi passi davanti. A Lucca, oh, complimenti, una città alla quale sono molto legato, magnifica, è una delle prime città della Toscana, scendendo dal nord che incontro quando vengo a fare i viaggi, bellissima, mi fa enormemente piacere venire a Lucca. Saluto anche gli amici naturalmente della Lunigiana, soprattutto Maurizio, saluto gli amici del Golfo di Venere, Giuseppe e Matilde. Allora, complimenti, andiamo subito a confermare la raccolta delle 7 miniature dell'Ottocento su rame, e verremo appena si può, non vedo l'ora naturalmente di tornare a viaggiare. Credo ci sia Christian ora in collegamento telefonico, per cui Christian, buonasera. Pronto? Buonasera Christian. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Tutto bene? Buon pomeriggio, bene voi? Bene, grazie per naturalmente l'intervento su Raffaello. Complimenti allora per questa iniziativa. Ce la puoi spiegare per un attimo? Mi sento molto male. Comunque, complimenti a voi per la puntata, complimenti per le opere che sto vedendo in televisione insieme a voi. Pronto? Sì, sì, vai pure Christian, noi ci sentiamo forte e chiaro. Sì. Benissimo, io vi sento male, allora inizio io. Di nuovo buon pomeriggio a tutti. Partiamo con la Madonna del Cardellino di Raffaello, dipinta dal grande maestro nel 1506, quindi quando aveva 23 anni e si trovava ancora a Firenze. La genesi di questa splendida Madonna è dovuta ad un matrimonio tra, eccola qua, la vedo anch'io sullo schermo, è dovuta al matrimonio tra un commerciante molto ricco che si chiamava Lorenzo Nasi con una donna fiorentina, Sandra Canigiani. Dalla collezione Nasi viene acquisita da un cardinale Medici e da lì passa agli Uffizi, infatti tuttora la possiamo ammirare a Firenze agli Uffizi. Il nome con cui è conosciuto è dovuto all'uccellino, il cardellino, che vedete viene retto in mano da San Giovannino ma accarezzato da Gesù Bambino, che è il bimbo naturalmente sulla destra guardando il dipinto. Tradizionalmente il cardellino simboleggiava la passione, per cui anche qui, come da tradizione, Raffaello, anche se anagraficamente il bambino è molto piccolo, ci fa percepire quello che sarà il suo futuro destino, appunto, di uomo della croce, della passione che dovrà affrontare, eccetera. Dal punto di vista formale, la composizione richiama una piramide, infatti se guardate i tre protagonisti sono chiaramente, diciamo, ricongiungibili in questa figura geometrica, che è di ascendenza leonardesca, non c'è alcun dubbio su questo. Raffaello vede Leonardo quando da Urbino si trasferisce a Firenze e quindi sicuramente si ispira al maestro Vinciano. Però se prestiamo attenzione al linguaggio utilizzato da Raffaello, vediamo che si discosta moltissimo da quello del maestro, perché non ha quel senso di inquietudine che caratterizza le opere di Leonardo, ma è molto più sereno, molto più pacato, e ha questa classicità monumentale che si deve anche alla conoscenza di Michelangelo.
molto molto bello anche il paesaggio fluviale sullo sfondo, dove vedete un ponte medievale, diciamo a schiena ad asino, situato in lontananza. L'opera successiva, la Belle Jardinière, è conservata invece non in Italia ma in Francia, come diceva poco fa giustamente Federico, è stata acquistata da Francesco I, re di Francia, e al Louvre è stata, diciamo, etichettata col nome francese di Belle Jardinière, che in italiano è Bella Giardiniera, con la quale tutt'oggi è conosciuta, proprio perché la Vergine sembra essere immersa in una sorta di giardino, potremmo dire. Infatti fiori, la grande quantità di fiori, diciamo, dipinta da Raffaello, insomma, richiama veramente un bellissimo giardino, perché è una discendenza appunto rinascimentale. Anche qui troviamo una composizione sicuramente di richiamo leonardesco, diciamo, nella pianta, così nella struttura piramidale, però, diciamo, più che Raffaello possiamo vedere anche tanti riferimenti al grande Michelangelo, anche lui naturalmente conosciuto da Raffaello in prima persona. E in particolare, se guardate la figura del bambino, che in questo caso è situata nell'originale a sinistra del dipinto, mentre invece nella Madonna del Cardellino era a destra, vedete che quella particolare postura con la gamba, diciamo, retrocessa, la gamba sinistra retrocessa rispetto a quella destra, utilizza una forma desunta dalla scultura classica, ma conosciuta attraverso le lezioni michelangelesche. In particolare si richiama ad una celebre Madonna di Michelangelo che si trova a Bruges, Fiandre, che infatti è chiamata la Madonna di Bruges. A differenza della precedente, della successiva che vedremo, questa è firmata e datata. Infatti sull'orlo del mantello della Vergine, sopra il piede, abbiamo la scritta Raphael Urbinas, mentre invece vicino al gomito si può vedere in caratteri romani il numero 1507, cioè l'anno di realizzazione del dipinto. Secondo Giorgio Vasari, quest'opera fu lasciata incompiuta da Raffaello nel 1507, infatti secondo la tradizione il mantello azzurro è stato dipinto successivamente. Per quale motivo? Perché Raffaello riceve la chiamata del pontefice, va a Roma e inizierà appunto a lavorare per il grande Giulio II nelle celeberrime stanze vaticane, per cui è proprio un'opera che si situa nel crinale del passaggio tra Firenze e Roma. Concludiamo con l'ultima opera raffaellesca, che tra l'altro cronologicamente è molto, intanto scorrono le immagini tra l'altro di questi meravigliosi fiori di cui la vostra opera, diciamo, che la vostra opera riporta. Il terzo dipinto invece fa riferimento ad un'opera molto successiva rispetto a queste due, diciamo molto, soprattutto considerando l'età giovane con cui Raffaello muore, perché muore appunto a 37 anni, infatti è del 1518, cioè viene dipinta 2 anni prima della morte del grande maestro. Secondo Giorgio Vasari, che naturalmente è un'inesauribile miniera di informazioni, insomma, per tutti noi che studiamo la materia, viene dipinta da Vasari per il signore di Meldola, che è un paese in provincia di Forlì, che si chiamava Leonello Pio da Carpi. Successivamente venne acquistata da Alessandro Farnese il Giovane e, come gran parte delle collezioni farnese, è passata da Parma e poi è passata a Napoli verso Carlo di Borbone. Infatti oggi si trova nel Museo di Capodimonte di Napoli. Quindi abbiamo visto 3 opere, appunto Uffizi, Louvre e questa invece Capodimonte. Stilisticamente, intanto qui potete vedere appunto l'opera di Leonardo, a cui l'opera ispira, infatti in un cambiamento tra l'altro di impostazione. Questa è la Sant'Anna, la Vergine, il bambino con l'agnello, con la diretta ispirazione, e infatti rispetto alle opere precedenti che avevano un'impostazione piramidale, questo invece è disposto secondo un'asse diagonale che viene, diciamo, a giocare imperniata sulla gamba sinistra distesa della Vergine. È una tipologia utilizzata anche in un'altra opera nota di Raffaello, che è chiamata la Madonna del Belvedere. E guardate infatti qui la croce di canne, che è quella, l'attributo, diciamo, classico di Giovanni Battista, come viene, diciamo così, in questo caso ad avere una valenza teologica più accentuata, perché si pone in mezzo tra i due piccoli
sacro, ancora più sacro, la composizione, che infatti è nota a tutti come la Madonna del Divino Amore. Rispetto al gruppo in primo piano dei quattro personaggi abbiamo San Giuseppe nello sfondo, caratterizzato all'interno di una sorta di loggiato che si apre a sua volta appunto su un paesaggio con questo chiarore che arriva dal fondo, andando quindi a contrastare con il chiaroscuro situato in primo piano. Ecco, vedete Giuseppe appunto in secondo piano, una sorta di loggia. Perfetto. Vi ringrazio a tutti, buon grazie proseguimento. Mille, Cristian. Allora, ci ricordi anche l'appuntamento quotidiano con Acropolis? Sì, Federico, grazie. Canale YouTube, Acropolis Milano, potete consultarlo gratuitamente su YouTube, ogni volta che volete. Perfetto, allora grazie mille Cristian, un abbraccio, ci manchi. Grazie a voi. Poi, grazie a tutti. Vorrei ricordare che siccome Cristian, stai pure con noi un attimo, fa queste magnifiche, questi viaggi in tutta Italia, voi seguiteci perché la sede è qui da noi, sono viaggi d'arte per cui seguiti da Agropolis, spesso anche in Sicilia, a Napoli, a Matera, a Roma, per cui anche gli amici da lontano possono, che naturalmente non posso venire a vedere le iniziative di Cristian in Lombardia, possono seguirlo nelle visite che effettua in queste città. Allora, noi abbiamo confermato, tra l'altro è successo come sempre un putiferio perché sono suonati 5 telefoni insieme, la Madonna del Cardellino con Dario, io ero con un amico di Napoli, se volesse richiamarci riprendo il numero qualora non vada in porto la prima conferma, e anche un amico di Foggia che saluto, era in attesa di informazioni, ma a questo punto è stata confermata. Dario, da dove? No, è al telefono, ancora con un altro cliente. Allora, la Madonna del Cardellino è appunto confermata, complimenti. Abbiamo, signori, anche queste altre due da non perdere. Adesso vorrei ricordare questa, la bella Jardiniere, è la più grande, molto luminosa. Guardate la presenza di questi innesti floreali, con il tulipano, per cui questo tocco di grazia, tutto relativo al XIX secolo. A 2.600 euro, signori, non ne troveremo più di Madonne raffaellesche dell'Ottocento. A Parma? Va bene, allora vicino, salutiamo gli amici di Parma. Saluto il professor Corrado, era lui forse? Sì. Penso. Non sa Dario, non lo ricorda. Faremo una piccola pulitura così splenderà esattamente, noi l'abbiamo lasciata così perché ci piace che vediate le opere. Dario, io concluderei per ora, per un attimo, Raffaello, mandando due immagini dalla regia, però quella della liberazione della stanza di Eliodoro di San Pietro o con i colpi di luce e della Santa Cecilia, perché in questo periodo che si è a casa, assolutamente raccomando, aprite internet e seguite le conferenze d'arte, da Sgarbi a Zeri, ai grandi congressi, a quelli proprio anche della stessa fondazione di Zeri, Strinati, Natali, io ne ho visti quotidianamente, c'è da impazzire, il tempo scorre e si può approfondire. E proprio partendo dalla conferenza di Federico Zeri ho estrapolato due note che ci consentono di capire innanzitutto la grandezza di Raffaello. Riesce a inquadrarle tutte e due intanto, a 2.600 e a 3.000 euro le altre due Madonne. Voglio leggervi due righe relative all'episodio della morte dell'artista, così come ricordato da Pico. Vai tu Paolo, forse c'è un altro telefono che squilla, tutti i nostri telefoni stanno squillando, anche l'architetto, se riuscisse ad arrivare qui in studio perché non riusciamo a stare dietro le chiamate. Allora, Pico della Mirandola ricorda la morte di Raffaello, che lo ripeto tra il 6 e il 7. Sì? Interrompo, il signore da Napoli ci ha richiamato e conferma dal numero 23. Ah, molto bene, allora anche la 23 addirittura è datata 1853. Complimenti a questo amico da Napoli, Napoli l'ho nel cuore, in questi giorni ho rivisto addirittura tutti gli scavi di Pompei, di Ercolano, laddove quella civiltà magnifica ritorna. Parleremo questa sera di Napoli più volte. Complimenti, allora in conferma anche l'altra Madonna, per cui complimenti. Allora, per la Madonna del Cardellino, la bella Jardiniere, questa addirittura datata 1853 ed è francese perché proprio in Francia
al Louvre si trova la bella jardiniere. Concludiamo, allora mi sposto da questa parte, io mi chiedo come mai non venga confermato, allora sono rimasti solo questi due della prima parte della parete. Signori, allora qui avete a 1600 euro, sto dicendo, vi costa meno di una scultura fatta da un artista di oggi, tra l'altro è molto bello, vado a riprendervi l'effigie per un attimo, no, ve la faccio vedere da qui, così non stiamo a fare tutto il giro del mondo, eccolo qua, vedete quanto è simile? Ok? Allora, e lasciatemi leggere queste poche righe, intanto stiamo sul 22 e sul l'alabastro di Pico della Mirandola. Il sabato santo del 1520, annunciando per lettera alla duchessa di Mantova la morte del giovine pittore, affermava che, nel momento in cui il pittore era aspirato, i cieli, oscurandosi, avevano mostrato gli stessi segni che erano apparsi alla morte di Cristo. Nei palazzi vaticani, aggiungevano, si erano aperte profonde crepe e minacciavano di crollare. Il Papa si era rifugiato nelle sue stanze per la paura. Capite la grandezza di questo avvenimento? Io adesso, intanto che dalla regia Dario si libera, voglio farvi mostrare, vi voglio mostrare un dipinto, facciamolo da qui, del 1518, la grande trasfigurazione, si vede Paolo, che si trova ai Musei Vaticani. Qui Federico Zeri nel suo intervento su Raffaello, che ripeto potete seguire in internet, bellissimo, durò circa un'ora, mette in risalto come in alcuni tratti, come in questa mano, la vedete? Per esempio? I giochi di luce siano tali da prefigurare quello che accadrà un secolo dopo, quando sul finire del Cinquecento, proprio a Roma, il grande Caravaggio utilizzerà le luci, queste luci, nelle sue opere straordinariamente innovative. Ma già in Raffaello questo uso della luce, e se ritagliassimo alcuni particolari di questo quadro anche degli storici dell'arte, sarebbero indotti a credere che sia appunto del 600, Raffaello raggiunge vertici ineguagliabili. Credo che dalla regia si possa mandare, come si possa mandare anche il documento relativo a un altro grande dipinto, che è quello della Santa Cecilia. Aspetta, allora, intanto rimaniamo a Roma. Ci siamo? Ah, ecco, allora, questo è molto bene, la stanza di Eliodoro con i tre colpi di luce. Vedete, Raffaello diventa anche un grandissimo maestro della luce del notturno. A sinistra, con gli sgherri dinanzi a quel cielo luminoso che è quasi preromantico per la sua bellezza, la luce che circonda l'angelo dietro le grate nella liberazione di San Pietro, e poi sulla destra sempre San Pietro liberato dal carcere, con questo triplo gioco di luce nella seconda delle stanze, quella appunto di Eliodoro, nella prima la scuola di Atene, e io ve ne presentai una eccezionale che perdeste e andò e fece una tombola sul mercato internazionale, pentitevi di quell'errore. E poi avanti con la Santa Cecilia Dario, non si legge l'immagine perché l'ho mandata io, qui. Allora vediamo di trovarne un'altra un po' più bella qui sul mio libro. Forse ce l'abbiamo sul libro, se no poi torneremo più avanti, visto che abbiamo parlato abbondantemente di Raffaello. Allora, direi di spostarmi, Dario, a questo punto dall'altra parte, perché abbiamo anche tante altre opere. Togliamo dalla parete magari i dipinti. Complimenti agli amici di Parma e di Napoli per le conferme. Abbiamo ancora due ricordi per celebrare Raffaello e poi abbiamo finiti e andrete a vedere su internet. Allora, andiamo dall'altra parte dello studio. Dario, torniamo in diretta, grazie, perché poi questi giorni, io sono stato 3 settimane assente, per cui ho avuto tutto il tempo del mondo per studiare, e devo dirvi, è stata una meraviglia, onestamente, perché poi questa settimana ho già tutti i nuovi libri, e non vedo l'ora di occuparmi dei libri del professor Sestrieri, che saluto da Roma, i 3 volumi dei Capricci e delle Battaglie, per approfondire gli studi. Ma andiamo a parlare ora di un altro argomento. Ci spostiamo dalla bellezza pura, sublime di Raffaello, che abbiamo visto celebrare
anche i grandi, Raffaello, ce ne ha parlato Christian, osserva Leonardo e Michelangelo che incontra nel 1504 impegnati nelle battaglie di Cascine e di Anghiari in Palazzo Vecchio. Lasciamo questa bellezza divina per arrivare a una pittura completamente differente. Prego Paolo. Guardate quanto, lasciatemelo dire, sia interessante seguire questi percorsi, perché abbiamo lasciato la pittura sia del XIX secolo, naturalmente Raffaello del genere non esiste sul mercato e varrebbe 100 milioni di euro, anzi molto di più, ha fatto 450 milioni di euro il Leonardo della Sotheby's, della Christie's, due o tre anni fa a New York. Un Raffaello del genere non potrebbe costare meno di 300-350 milioni di euro, per cui capite, è ben difficile poterli osservare. Andate nei musei, invece i nostri amici che a niente hanno confermato quelle due opere, meno che al costo di un dipinto di fotografia del Novecento, hanno due quadri che celebrano il grande Raffaello, e sono felice. Ne abbiamo ancora uno, poi basta. Allora, iniziamo con il dipinto numero 6, perché voglio parlarvi di questo genere. La pittura di genere, ovvero la pittura che raffigura personaggi popolari, personaggi anticlassici, tratti dalla quotidianità che gli artisti potevano vedere, è una pittura che a lunga ha avuto, mi metto qui in mezzo, tra il Todeschini a 14.000 euro strepitoso e l'inedito, signori, non perdetelo, dipinto attribuito ad Alessandro Magnasco, e vi dimostrerò tra poco il perché. È una pittura che ha avuto un duplice livello di lettura, da una parte quello narrativo, cioè il racconto, e dall'altro quello invece della critica, critica spesso aspra di questa popolazione di spesso banditi, di contadini, di girovaghi, di saltimbanchi, di personaggi fuori dalle righe. E così un po' come i latini solevano dividere nel docere, nel dilettare gli elementi della commedia, cioè l'insegnare e il dilettare, la pittura di genere segue questo andamento. Allora, iniziamo con la novità. Amici, non perdetela, e mi appello ai grandi collezionisti che abbiamo, perché a 8.000 euro questo dipinto, che proviene tra l'altro da un'importante collezione privata, ci porta nel periodo fiorentino di Alessandro Magnasco. Andiamo subito dalla regia però a mostrare il quadro, altrimenti le mie parole vi risulteranno poco significative. Perché Magnasco, che era nato a Genova e si era formato a Milano nella bottega di Filippo Abbiati, a Firenze tra il 1703 e il 1709, Magnasco degli Uffizi, avrà una fase particolare, molto molto scura, bruna e ferma. Noi siamo abituati a vedere il Magnasco sfrangiato dalla maturità, dove la connotazione figurale perde ogni forma, ogni contorno, ma in questo Magnasco, eccolo qua, questo è quello degli Uffizi, dove vedete, Paolo, se riusciamo a mettere le due immagini a confronto, si aspetti, tra un attimo, prima vediamole così generale. Così i nostri amici sono immersi nello stesso ambiente, perfetto. Sempre caratterizzato da questi archi, da questa connotazione delle figure definite su più piani. Il primo, lo vedete, dove addirittura compaiono dei riguardanti in entrambi i quadri, abbiamo delle figure sedute allungate, nel nostro è questa blu. Ecco, tenete presente bene questo cappello cilindrico che tornerà poi nei particolari che Dario vi manderà. Questi oggetti, dalla brocca alla corazza che vedete dall'altra parte, lucente, un'altra brocca. Poi qui abbiamo questo gruppo eccezionale, consentitemi di dirlo, di una modernità incredibile. Adesso io non ve lo descrivo, ma penso che i vostri occhi vi consentano di capire cosa stia attirando la curiosità di questi due mocciosi di fronte al loro amico. Paolo, sei molto pudico, come mai sei scappato via da quel angolino lì? La censura... No, pensa che poi su Facebook, su Instagram, i nudi vengono censurati. È incredibile, la settimana scorsa siamo stati censurati, pazzesco, una barzelletta, perché avevamo un quadro di nudo. Vabbè, allora, qui si vede poco, ma è di una modernità straordinaria, consentitemi, questo brano, nei primissimi anni del Settecento. Poi la corazza, perché poi Magnasco vede anche un altro grande pittore che si trovava nel Seicento a Firenze, Salvator Rosa, riprende le incisioni di Jacques Callot, che mostravano pitocchi, personaggi di genere. Allora andiamo, Dario, dalla... Sì,
regia a mandare i riferimenti singoli, che sono quelli nel quadro degli Uffizi che vedete in grande, con le stesse luci tra l'altro, della fanciulla che balla al centro. E noi andiamo a vedere la nostra. Eccola là, la vedete? E qui ritorna la stessa figura nell'atto di danzare al centro della composizione. Dipinto a sinistra degli Uffizi, dipinto a destra Ars Antiqua, a 8.000 euro per voi questa sera, mai stato sul mercato prima di 70-80 anni fa, quando è entrato in questa collezione dove l'ho acquisito. Un'altra figura, qui guardate, è stato mercoledì notte, fino alle 2 di notte quando ho trovato questi riferimenti. Saliamo un attimino, Paolo, a vedere la figura, eccola lì, eccoli, quella bambinetta. Questo tra l'altro deve essere, si viene citato spesso come il discorso al merlo, deve essere qualcosa... Esatto, bravo Dario, vedo che ha studiato, è il discorso al merlo, è un altro topos della pittura di genere. Vedete quanto ritornano gli uccelli in questa composizione? È il discorso al merlo. Eccolo qua, la gabbietta aperta e questa figura che si inerpica. Vicino, tra l'altro, delle strutture architettoniche, questi archi a tutto sesto, lo scudo gentilizio, oppure la stessa botte che tornano in numerosi dipinti di Magnasco. Io mi sposterei ora in Polonia e saluto tutti gli amici che ci stanno. Ah, abbiamo ancora un saluto, Barbara e Adriano, ma anche molti amici. Dario, qui chiamano in moltissimi sul mio cellulare, devo guardare anche quello. Anzi, ricordiamo che è meglio, anche mio fratello appena arriva, ricordiamo che è meglio chiamare in diretta che sul cellulare. D'altro canto in questi giorni anche il nostro personale è ridotto, per ovvie ragioni, in studio. Allora, non perdetelo, signori. Tra l'altro, Dario, ecco qui ci siamo, con il personaggio, bravo, col cappello. Vedete, guardate l'analogia. Guardate l'analogia. E la qualità è la medesima, Paolo? Qui non serve essere laureati alla Sorbona per cogliere questi particolari. La luce che si sofferma sulla schiena, sul dorso di questo personaggio, tra l'altro il nostro ha un blu magnifico. È un quadro immacolato. È stato pulito, sono riusciti dei colori. Ringrazio anche il grande restauratore che mi ha seguito il restauro, il maestro naturalmente di restauro, che ha indicato e consorte proprio il nome di Magnasco ancora prima che trovassimo questi confronti, perché non è il solito Magnasco, questo è un Magnasco che va collocato nella prima decade del Settecento, quando si trovava a Firenze presso la corte Medicea e quando riprendeva, come vi dicevo, i modelli di Jacques Callot, ma anche naturalmente di Salvator Rosa e di Stefano Della Bella. Avanti. Quello di Varsavia. Cioè di Callot. Ah, bene. Sì, sì, vada Dario, visto che... Ecco, adesso vediamo un paio di immagini proprio dell'influenza di Magnasco in quel periodo. Sono incisioni di Jacques Callot, nato ecco. Nancy 1592, opera fino al 1635. Sono figure di Popolani, figure appartenenti appunto alla classe media e borghese del tempo. Questa è una veduta con una composizione molto simile, quasi sfrangiata. E poi un altro particolare, incisioni che Magnasco sicuramente aveva visto nelle collezioni Medice, che raccoglievano numerose incisioni proprio di Callot. Perfetto. Abbiamo ancora un'immagine, 8.000 euro che potete pagare anche con un finanziamento, signori, a tasso zero, ma è un quadro da non perdere. Anche la misura è molto, molto significativa, perché vedete che è un quadro da collezione, misura 110x98, più, guardate i particolari, il gatto dietro l'anfora, oppure quel cagnolino sul secondo piano. Anche questo è di straordinaria bellezza, questo brano di realtà. Vedete? Questi giocatori ad un tavolo tondo, ligneo, con gambe, la luce che colpisce, vedete che entra, qui naturalmente Caravaggio è già passato da un secolo, ma ancora ritornano questi squarci, questi sfondi scuri attraversati dalla luce,
Caravaggio, i bamboccianti li riprenderanno e qui arrivano il Magnasco che farà poi della luce e dei giochi e degli effetti luminosi una delle sue prerogative. Bellissima questa figura sulla sinistra che osserva da dietro il gioco dei dadi probabilmente, di questi personaggi. A 8.000 euro. Dario, mandiamo anche l'immagine di Varsavia, prego, così concludiamo la carrellata, e di Stoccarda, che sono gli altri due Magnaschi. Ecco, vedete, qui ritornano i blu, soprattutto, qui è già un po' più mosso. Tornano però, guardate per esempio quel vaso al centro. E tolgo un secondo la sovrimpressione per far vedere lo stemma, che ritorna anche nel nostro, lo stemma sulla seconda colonna. Quella... Bravo, esatto, lo stemma che vedete. Poi torna molto spesso anche quel vaso rotto all'interno di una nicchia. Salutiamo anche l'amica Bianca Maria Molinari Pradelli, una delle più belle collezioni italiane di Nature Morte. Ciao Bianca Maria, che ci segue con affetto da Bologna. Eccolo qua. Salutiamo l'amica Barbara e Adriano da Modena, Barbara è polacca. Salutiamo tutti gli amici della Polonia che ci seguono in streaming. Stoccarda. E questo è quello di Stoccarda, a 8.000 euro. Dario, io farei vedere adesso anche le altre opere per questa carrellata. Allora, vi dicevo, la pittura di genere, abbiamo parlato di Alessandro Magnasco, ma anche di Mercurio Antonio Amoroso, che vediamo con questo ambito di Amorosi a 2008. Eccolo qua, vedete, colpito dalla luce mentre si gira, quasi attratto da noi. Qui torna l'esperienza dei bamboccianti, che sono questi maestri a passo ridotto, così li definisce Roberto Longhi, cioè mentre Caravaggio dà ai suoi dipinti, che hanno personaggi naturalmente della storia religiosa, che diventano, basti ricordare la morte della Vergine che pare, che si trova al Louvre, che pare Caravaggio avesse usato una prostituta annegata nel Tevere dal ventre gonfio, perché appunto annegata come modella, per cui la pittura religiosa che perde la sua retorica e scende nel quotidiano, e dall'altro lato il quotidiano, i personaggi, i pastori, i personaggi delle sette opere di misericordia di Napoli, che diventano invece individui e vengono sottolineati proprio nella loro grandezza, per cui rompe ogni genere Caravaggio. E i bamboccianti, che invece andranno a dare a queste pitture della realtà una vicenda più narrativa, più quotidiana, legata anche ai fiamminghi. Poi abbiamo quindi questi tre precursori del genere, naturalmente. Poi incontriamo Todeschini, quindi abbiamo uno magnifico, 14.000 euro, io mi chiedo come mai lo lasciate ancora qua, è una perla del Cipper, questo pittore austriaco, nel 1696 documentato a Milano, sposa la figlia di un notaio e in virtù della sua conoscenza di Monsù Bernard, saluto Antonio dalla Sardegna, volevo tirare fuori dal cavo il tuo Monsù Bernard, che ti abbiamo confermato per far vedere questo passaggio. Monsù Bernard è alla base di moltissima pittura di genere dalla tradizione olandese, scende in Italia, Venezia, Milano, Brescia, Bergamo e Roma. E Todeschini, andiamo a vederlo, celebra sempre questo carattere molto allegro e popolare dei personaggi, che vediamo anche qui immersi intorno ad una colazione su un tavolo, il quarto di formaggio, le due pagnotte di pane, i costumi rabbracciati alla bella e meglio, con un carattere sempre molto gioviale, triviale, da commedia, come vi dicevo precedentemente. Tra l'altro, guardate alcuni particolari geniali, come questa fonte dalla quale sgorga dell'acqua, che addirittura, essendo la base forata, poi a cascata scivola su un piccolo rivolo, vedete, alimentandolo in primo piano, un po' come accadeva nelle aie di ancora 50-100 anni fa, sempre un po' fangose e bagnate. E allora due colombe, due piccioni, sono posati su questa scala e Natura Morta, tipica tra l'altro di Todeschini, appaiono in tutta la loro bellezza. A 14.000 euro. E poi il numero 7 invece è un pitocco della bottega di Todeschini, perché bisogna cogliere anche le differenze, naturalmente. Eccolo qua. Chi volesse un dipinto sempre del Settecento, naturalmente, di ambito del Todeschini, della sua bottega, una tela che misura 61x80, e abbiamo molti paralleli, ma poi li faremo vedere dopo, a 2.800 euro, un regalo questo, incredibile. Ma è giusto il prezzo?
a 2.800 euro. Guardate la colazione dei poveri, un tocco di pane e una minestra. Anche relativamente alla pittura della realtà, ci sono delle pubblicazioni bellissime, mi sono letto i 500 e passa pagine della mostra che si era tenuta un po' di anni fa a Brescia, Caravaggio, Ceruti, qui trovate tutte le indicazioni relative a questo genere, questo bel Ceruti. Eccoci qua. Andiamo a vedere allora adesso un altro dipinto, un altro dei precursori della scena di genere, che è Bassano, la famiglia di Bassano. Jacopo, i figli Francesco, Leandro, Gerolamo, sono indicati tra i precursori della pittura di genere. Perché? Perché inseriscono all'interno della rappresentazione religiosa, e qui abbiamo l'annuncio ai pastori, con l'angelo che sopraggiunge in questa campagna che tanto ricorda quella delle colline intorno a Bassano, vedete? Sopraggiunge e indica ai pastori la... andiamo a vedere anche dalla regia i riferimenti al Bassano, e indica appunto la strada per sopraggiungere alla culla. E i Bassano, guardate quanta natura raccontano nella loro composizione. Ve lo tolgo anche dalla parete, scusami Paolo, perché si vede meglio almeno. Tra l'altro al telaio originale del 600. Eccolo qua, guardate che gioiellino. In Fototeca Zeri, ho notato stamattina, eccolo lì, tra l'altro, l'abbiamo trovato. Kammer Museum. Ah no, questo è il museo? Di Kammer. Di Kammer, è sì. Simile, perché non lo vedo da qui, adesso ho fatto l'errore di prendere. Sì, è molto simile. A Jacksonville. Questo sì. È un modello che ritorna diverse volte nella bottega di Jacopo. Guardate questo che bello il colpo di luce. Questo è quello del Museo degli Eremitani di Padova. Ecco, ne abbiamo diversi. È un modello che ha molto successo. Siamo con addirittura la cornice, il telaio originale. Guardate che belli quei chiodi mai toccati. Incredibile. A 2.400 euro. E i Bassano sono tra i precursori della pittura di genere. Compaiono proprio in quel volume tra i primi, con le stagioni, con i mestieri e con il portale. Abbiamo visto quei dipinti, per esempio, di Cristo in casa di Marta e Maria, l'episodio religioso in primo piano. Così come gli stessi fiamminghi, Böckler, Ersten, così come ancora prima, alla fine del 400, Bosch, nei suoi Vizi Capitali, portare quelle figure di peccatori intorno alla scena religiosa, o Leonardo e Leonardeschi con la fisionomica, Lomazzo, la Val di Blennio, tutte le caricature dei volti che esprimevano l'individualità dei personaggi alla base della pittura di genere. Insomma, sono tante le tappe che ci portano a questa pittura. Dario, mi dica... Va bene, perfetto. Allora, all'amico Nicola, abbiamo anche un'immagine di Nicola che mi aveva mandato poco prima, siamo riusciti a scaricarla. Allora, complimenti Nicola per questa bellissima paletta, che tra l'altro si può confrontare con molti dipinti museali. A niente, complimenti. È un giovane collezionista, ha già iniziato un buon percorso, siamo già a 3 o 4 opere, complimenti Nicola. Chi inizia con Ars Antiqua non finisce più, e l'ho visto prima con le altre opere. Siamo una galleria, lo ricordo, non solo presente la domenica. Eccolo qui con Dodo nella sua bella casa lungo le rive del Mincio. Salutiamo Nicola nuovamente, e sempre volesi dimostrare chi ama la natura ama anche l'arte, e viceversa, perché sono entrambe bellezze, bellezze del creato. A questo punto sì, ci conviene togliere i dipinti confermati. Ricordo, prima, tra pochissimo, Dario, torniamo in diretta, ha lasciato l'immagine sul monitor. Ecco, torniamo in diretta, salutiamo Nicola, complimenti, Dodo e i genitori che ho avuto modo di conoscere a Bergamo. Vi dicevo, torniamo in diretta perché? Perché noi possiamo spedirvi anche le opere, cosa che stiamo facendo. L'architetto vi farà vedere subito un imballaggio, addirittura siamo stati a Roma, o meglio abbiamo mandato a Roma due comodini, voi ci effettuate il bonifico e noi vi mandiamo le opere. Tra l'altro sono tutte opere che davvero sono molto più belle che a parete, siamo non solo una presenza spero piacevole e
duratura la domenica nelle 4 ore dedicate all'arte antica, ma siamo in tutte le mostre, purtroppo sono saltate Parma, è saltata Padova, salterà Milano, noi abbiamo l'opportunità di venire da voi e voi avete l'opportunità di non rimanere con le mani vuote, e per cui tutte le domeniche saremo con voi e appunto è possibile anche ricevere le opere per godervele fin d'ora, tra l'altro adesso siete a casa molto, per cui potete godervele a lungo, ma poi pensate che bello, quello che state acquistando oggi a cifre veramente, e sono in molti a ricordarlo, di grande qualità, perché noi siamo una giovane azienda che necessita di vendere, per cui mettiamo davvero dei ricarichi ridicoli e vediamo l'opportunità di fare delle collezioni splendide. A questo punto, architetto, vuole mettere tra poco delle pareti, allora io nel frattempo vi faccio vedere anche, così concludo la vicenda della pittura di genere, poi passeremo alle nature morte. Amorosi a 6.000 euro, Mercurio Antonio Amorosi, un gioiellino, è un pittore delle Marche, di Comunanza, che andò a specializzarsi nella raffigurazione di bambini. E guardate questa fanciulla, vedete con con questo biscotto, che ha richiamato l'attenzione anche del cagnolino. È un pittore molto raffinato, che a Roma avrà grandi committenze, avrà anche presenze all'interno della pittura religiosa della città. Ecco il gioiellino, per cui chi volesse un Amorosi da favola, intatto, a 6.000 euro. Guardino la decorazione del costume. Vedete, qui siamo con un pittore di genere che però dà a questi fanciulli un tocco aristocratico, che ne eleva lo status sociale, capigliatura affascinante, con dei gioielli appunto all'interno di questa treccia dorata alternata ad un nastrino blu, e poi quel diamante sul suo capo. A 6.000 euro soltanto, vi do anche il riferimento con la cornice 53x54, Antonio Amorosi 1660-1738, questo è un gioiellino dove anche l'introspezione psicologica è evidente, dove abbiamo naturalmente già posto in evidenza i dettagli, dalla decorazione del corsetto alla grande e ad aristocratica acconciatura, o all'orecchino colpito da quel fascio di luce. E le affinità anche qui sono con quelle dei seguaci di Monsù Bernard, dei nordici a Roma, raggiungendo esiti direi equivalenti a due grandi altri maestri. Guardate che belle pennellate, ecco, io poi mi soffermo poco sull'aspetto tecnico, ma guardate i giochi di Biacca, guardate le accensioni luminose, la preziosità dei pigmenti, un blu lapislazzulo favoloso. Amorosi arriva a toccare dei vertici che forse solo Ceruti e Gaspare Traversi a Napoli arriveranno a cogliere, a 6.000 euro. E poi il dipinto a fianco, per concludere questa bella carrellata relativa alla pittura di genere, è quello di Giuseppe Nogari. Ecco, guardate, potrei chiamare le due età della... Bravo, lasciali tutte e due vicino, Paolo. La prima e la terza età. Questa anziana figura femminile, ma dal profondissimo ritratto. Questi due occhi ci parlano, guardate i colpi di luce. Guardate la resa lenticolare del bavero del suo mantello. Guardate questo fascio luminoso che attraversa la composizione. E in questo caso possiamo capire la cultura di Nogari, che non solo lo accostava agli insegnamenti del Piazzetta, ma che anche consente di cogliere l'influenza di un altro grandissimo maestro, bella questa inquadratura, Paolo, della luce, che era Rembrandt. Infatti a Venezia, nella collezione di Zaccaria Sagredo, si trovavano molti disegni ed alcune incisioni di Rembrandt, che saranno nel patrimonio, nel bagagliaio di conoscenze che Giuseppe Nogari, che era nato proprio sul finire del secolo, nel 1699, a lungo conserverà, portandolo in questa espressività forte dalle tonalità calde, ma altresì dalle morbide sfumature.
Non so se dalla regia abbiamo dei riferimenti. A 3.800 euro. O Nogari da favola, Dario. Quadro favoloso. Ecco, abbiamo alcuni confronti che mandiamo. Mettiamo ecco in sovraimpressione l'immagine. Eccoci, vedete, andiamo proprio solo sul nostro dipinto, il numero 9. Guardate la... Signori, qui state e avete l'opportunità di portarvi a casa un capolavoro di Nazari. Vedete questa bocca socchiusa, un po' come capitava ancora qualche anno fa di vedere in certi anziani privi di dentatura, una certa ritrosia nel sorridere, anche forse vergognandosi dell'assenza dei denti, oppure questo più aristocratico nobiluomo. Che ci consente? Come confronti museali abbiamo questo, l'Accademia Carrara di Bergamo. Ecco, vedete sempre uno sfondo neutro dal quale emerge in tutta la sua bellezza, in tutta la sua luce, la rappresentazione dei personaggi effigiati a 3.800 euro. E poi concludiamo con il numero 11 e il numero 12, e la pittura religiosa. Abbiamo questo matrimonio mistico di Santa Caterina. Salutiamo anche i dottori, signora Caterina e Paolo da Pavia, che ci seguono sempre. Penso siano state inviate le opere, o domattina partiranno, proprio a dimostrazione del desiderio di consegnare anche in queste giornate nella quale non possiamo venire da voi di persona, ma mandiamo i corrieri specializzati e avrete le opere bellissime, anche la crocifissione, complimenti, e la tavoletta per gli amici. Allora, andiamo a vedere il matrimonio mistico di Santa Caterina tra gli angeli, tra un concerto di angeli di scuola bolognese del 600. E al numero 12... Un'altra novità della serata, 6.000 euro, 120 per 98 con la cornice, di scuola romana. San Giuseppe, Bambin Gesù, un coro di angeli, due cherubini nel cielo, uno che occhieggia dal secondo piano ed uno che, rivolgendosi verso lo spettatore, quasi ad accattivarne l'attenzione, mostra il giglio che è il simbolo della purezza di Maria Vergine. Per cui a questo punto direi accogliere il nostro architetto che tanto bene ha condotto insieme a Dario e a Carlotta poi le ultime due trasmissioni per una panoramica. Io ringrazio tutti, siete stati molti coloro che hanno confermato sia la sezione relativa a Raffaello che il bel Bassanesco adesso con Nicola. E diamo la parola al nostro architetto, che andremo a incontrare al numero uno, perché tantissime sono le opere da presentare, tutta la sezione adesso delle nature morte, dove abbiamo un lavagna da favola. Anzi, devo andare sulle nature morte, che così facciamo vedere al nostro pubblico di cosa parleremo tra un istante. Questo è un capolavoro assoluto di Francesco Lavagna. Amici di Napoli, amici amanti della genere della natura morta, voglio lasciarvi e poi ci incontreremo naturalmente successivamente perché abbiamo un sipario museale questa sera. Guardate, la qualità addirittura è appena arrivata, abbiamo solo realizzato la cornice in legno, andremo ad adorare un capolavoro assoluto del pittore napoletano, è un vertice della sua pittura, non paragonatemelo con altri sul mercato perché qui avete tutto, avete la frutta, avete il vaso in porcellana, i basamenti in pietra, i vasi in cotto, questi due pappagallini favolosi che vi stiamo presentando a 12.000 euro. È il capolavoro di Francesco Lavagna, un pittore napoletano, nasce nel 1684, allievo di Andrea Belvedere e che si caratterizza proprio per questa pittura di tocco molto molto, vedete, elegante. Poi, altrettanto belli, due nani, Giacomo Nani, sempre al 21. Questo è un angolo di Napoli, vi dicevo, questa sera avremmo parlato di Napoli, della Napoli dei Borbone, di Carlo III, di questa straordinaria civiltà del Settecento,
che aveva toccato vertici europei per la sua raffinatezza nel campo delle arti, ma anche dello studio, e poi termineremo col pescatoriello. Ma a questo punto diamo la parola al nostro architetto, che accolgo al di là di questo canale veneziano dove si trova un Como Abbombato straordinario. Grazie Federico, complimenti, bentornato davvero. Stiamo comunque a distanza, una conduzione veramente impeccabile, come sempre ci ha veramente illustrato. Abbiamo un po' chiuso il cerchio, devo dire. Grazie a Dio Federico si prepara da casa, quindi studia, fa degli approfondimenti, come avete visto, veramente di grande, grande interesse. Un abbraccio all'amico Cristian, che anche lui sempre ci ha coadiuvato anche in questi parallelismi culturali che ci permettono di scoprire il nostro paese meraviglioso. Io e Dario ci siamo occupati in primis anche del restauro di alcune cornici, chiaramente a giorni alternati. Con i Corrieri abbiamo ritirato alcune opere che era già 2 settimane vi annunciavo sarebbero arrivate, e finalmente sono arrivati veramente 3 o 4 capolavori, tra cui veramente penso uno dei più bei lavagna che ho mai visto sul mercato realmente, quindi sarò felicissimo di illustrarvelo, e con lo stesso entusiasmo faremo e impreziosiremo la cornice con oro zecchino, perché è un quadro davvero straordinario. Tramite Corriere mi è arrivata questa delizia, chi me l'ha mandata sono dei biscotti fatti in casa squisiti, sarà felicissima anche la mia dolce Josefina che mi segue da casa, un abbraccio anche a lei, bentornati, bentornati anche da parte mia. Allora, sono stato impegnato sino ad ora al computer a rispondere alle email, siete in tantissimi che finalmente forse avendo anche più tempo, giustamente poi è tutto subordinato anche al tempo che uno ha da investire, alla ricerca, alla bellezza, alla contemplazione di approfondimenti culturali, di visite museali, quindi mai come in questo periodo davvero siete in tantissimi anche a visionare il nostro sito, un'infinità di richieste. La Casa Panchina verrà poi presentata in seguito, perché gli amici che volevano appunto avere un approfondimento sono dovuti uscire la school e rientreranno, quindi la presenteremo dopo. Ci collegheremo con il nostro grande amico Riccardo, che ci darà 2 impressioni come sempre. Mai siamo stati così vicini e così lontani, ma con questa passione, con questo desiderio siamo sempre sintonizzati, quindi sarà un piacere anche sentirti e dare un tuo punto di vista anche sulla nostra panoramica, ma anche la situazione attuale del mercato, essendo tu poi anche un utente, quindi davvero collezionista. Grazie, grazie a tutti. Allora, deposito questi biscotti che sennò mi invogliano a sgranocchiarli, grazie signora, è 1 mese e mezzo che non ci vediamo, purtroppo anch'io sono bloccato, appena si birrerà verrò subito da lei a ringraziarla. Cominciamo con una bella panoramica, perché siete in tantissimi a seguirci e giustamente volete avere anche una visione d'insieme. Allora, Dario giustamente suggerisce, grazie preziosissimo il nostro Dario, davvero, signora all'ascolto, sposate il nostro Dario perché è un ragazzo favoloso, in grado di fare davvero tutto, fare gli eventi culturali, cuoco, studioso, veramente un ragazzo universale. Mi suggeriva appunto, in quanto realmente stiamo consegnando molte opere, grazie anche a un corriere che abbiamo fidelizzato, quindi e ci garantisce anche un trasporto di grande rispetto per quello che sono giustamente le nostre opere, abbiamo già spedito 2 o 3 opere, io scherzosamente facciamo vedere Dario le mie operazioni di falegnameria, vediamo un attimo, agli amici di Pavia a cui abbiamo appunto spedito hanno riservato 2 opere molto belle, eccola qui la fase di lavoro del legno, abbiamo fatto un coperchio di legno antisfondamento, avanti Dario, grazie, questo è il pacco fatto, benissimo, avanti, ecco qua le nostre scatole, quindi vi garantiamo la consegna dei nostri oggetti, delle nostre opere pressoché intatte. Bene, grazie Dario, eccoci qua. Non titubate quindi, perché anche se nel breve non possiamo venire da voi, potremo spedirvi le merci in piena serenità, perché sapete cosa comprate da Ars Antiqua, certificate ovviamente come sempre da quello che è il nostro marchio di fabbrica, la nostra voglia di darvi qualcosa di vero, un investimento sicuro, e tramite Corriere potrete averlo nell'immediato, perché poi come la storia della Casa Panca di stasera, tanti amici sono a casa in questi giorni, hanno più tempo anche per perfezionare le loro esposizioni, i loro arredi, i loro mobili, le loro sculture e integrarli magari con qualche pezzo mirato, quindi magari prendete delle misure e comunque sia sono sempre a disposizione per coadiuvarvi anche da casa. Bene, bando alle chiacchiere, numero 1, questa sera presentiamo un bellissimo ritorno dalla fuga in Egitto a 3.400 euro, ricordiamo olio su tela del 600 inserito in cornice postuma a tempietto dell'800, ma direi che tutto sommato è rispettoso dalla bellezza del dipinto.
Al numero 2, l'adorazione dei magi, anche questo è un quadro molto interessante, in questo caso la cornice è antica, proposta a voi a 3.200 euro, ribalta lombarda a 10.000 euro. Amici, un'altra premessa per gli arredi, anche questa sera li lasceremo un po' in sordina, sentirete voi come nel caso della Cassa Panchina, poi a chiedermi poi degli interventi mirati, perché abbiamo veramente delle novità pittoriche fantastiche, quindi non ce ne vogliono gli arredi, ma ci sarà anche una sorpresa per gli amici degli arredi, non preoccupatevi, rimanete lì attaccati all'ascolto. Al numero 3, complimenti all'amico, perché quel Bassano era davvero una chicca nelle piccole proporzioni, è veramente molto affascinante. Abbiamo introdotto una derivazione da Barocci a 3.800 euro, il perdono di San Francesco. Quadro affascinante certamente è anche al numero 4, la Madonna con bambino di ambito nuvoloniano, ricordiamo. Anche qui, amici, a questo prezzo, un quadro con cornice antica di 5.000 euro può essere davvero una grande opportunità. È un'opera che misura con cornice 119x91 centimetri, quindi non è un piccolo capoletto, è un quadro di grande fascino, anche appunto in questa sua originalità con la cornice. Al numero 5 abbiamo questa bottega di Amorosi, abbiamo visto poi un parolero, come invece l'Amorosi vero, veramente il numero 7 straordinario, la proposta è di 2.800 euro, questo è un quadro anche qui che per chi si vuole avvicinare a questo mondo meraviglioso del 600, del Pitocco, può essere veramente l'origine di una grande collezione. Magnasco, davvero favoloso, complimenti a Federico veramente perché è riuscito a circoscrivere l'area, il periodo esatto in cui si denotano questi connotati stilistici davvero particolari, pittore che io ho sempre apprezzato molto. Amici, qui sono certo che da casa voi non abbiate la percezione reale, perché io stesso ho visto su monitor quella che è, attenzione ai miei biscotti, dottor Picco, non faccia buon uso perché vedo. Quadro meraviglioso, questo è un quadro che certamente perde il 50% della sua bellezza a livello televisivo, perché specchia sugli scuri, non avete la visione di campo di profondità, ma per qualche collezionista che è all'ascolto, io so che ci sono due o tre persone che cercano un Magnasco da sempre, è una grandissima opportunità, 8.000 euro per un quadro davvero da grande parete. Cornice antica, restaurata dal sottoscritto e dal dottor Picco in maniera impeccabile, dopo un'infinità di variazioni abbiamo raggiunto la sua originale bellezza. Cornice mecca che direi che si addice molto anche al dipinto. Non fatevelo sfuggire, amici, davvero, non fatevi sfuggire un quadro di questa bellezza. E siamo al numero 6. Poi abbiamo il cassettone a 3.600 euro, anche questa è un'opera che qualità prezzo, davvero, per inserire un arredo di questa bellezza con poche migliaia di euro, un'opportunità unica. Terracotta raffigurante Gesù nell'orto dei Getsemani a 1.200 euro. Sempre terracotta, anche questa molto bella, fine 500, e quella monocroma sulla destra con Madonna con Bambino a 1.800 euro. Michelangelo, una scultura anche questa di grande fascino nel centro, sì, la personificazione del giorno per esattezza, proposta a 1.200 euro. Al numero 7, nella cerchia di Todeschini, a 2.800 euro. Questa sera ci sono tutte le opportunità, quindi dai maestri precisi, assoluti, certificati dai massimi studiosi, poi chiaramente con ulteriori approfondimenti fatti da noi per darvi anche ulteriori confronti stilistici, alle cerchie dei maestri. Quindi veramente vediamo una cerchia del Todeschini e un Todeschini vero. Eccolo lì al numero 8. Chiaro che spesso ci sono delle attribuzioni al Todeschini di questo livello, quindi nella sua cerchia, nel suo entourage, date al grande maestro, e lì sbagliate l'investimento. Chiaramente anche la differenza di prezzo è dovuta alla certificazione assoluta del maestro. 14.000 euro per questo, che veramente è una chicca, è un gioiellino per le dimensioni, per la qualità, per la conservazione. Quadro da non farci sfuggire. Al numero 9 presentiamo invece, sempre per la letteratristica, un bellissimo dipinto di Nogari, anche questo è un pittore che mi affascina enormemente proprio per la sua verità, per il suo realismo, e la proposta è quella dei 3.800 euro. Il capolavoro che dicevamo appunto al numero 10, eccolo qua, di Antonio Amorosi, questo di una bellezza, davvero, amici, sconvolgente per chi cerca i ritratti, per chi sa apprezzare la bellezza, la ricercatezza della ritrattistica, ma di qualità vera, assoluta. Questa è una grandissima opportunità
Per parla Angelo, Dario. Allora, siamo giusto in collegamento. Guarda. Allora, un angelo in marmo, attenzione lì a sinistra. Che bravi gli amici, molto veloci anche nell'inquadrare la scena, quindi di essere al passo. Allora, andiamo subito, Dario. La misura dell'angioletto in marmo è di 35 centimetri. 35 centimetri, sì. Allora, vediamolo anche di profilo, non sbaglia signora, siamo sì all'inizio dell'Ottocento, una ripresa probabilmente di un modello più antico, ma l'epoca è dell'Ottocento. Bello, scolpito in un blocco unico, non sbaglia, poi a 900 euro penso che sia veramente doveroso rischiarli. Bene Dario, vedo che mi allunghi il campanello, brava la signora. Padova? Sì. Signor di Padova, pubblico Veneto veramente sempre molto attento. Sì, complimenti. Andrà al dottor Pico, questa secondo me è una prenotazione perché voglio vedere di persona il dottor Pico. Prego dottor Pico, grazie a lei, lo conservi con cautela, non si rischia il nostro covo. Abbiamo un covo che sta esplodendo davvero di prenotazioni, non vedo l'ora poi di poter personalmente, e io stesso penso anche Federico, Dario, di ricominciare a consegnare personalmente perché veramente abbiamo un covo infinito. Amorosi amici, non fatevelo sfuggire, così bello è rarissimo trovarlo, il numero 10, grazie Paolo. Abbiamo poi un'altra piccola delizia che è questa cera entroteca, veramente affascinante la interpretazione di questo soggetto, di questa meravigliosa fanciulla descritta poi in questo caso addirittura sapientemente capello per capello, la ceroplastica ricordiamo una cosa altrettanto affascinante, un mondo assolutamente da esplorare, da capire nella sua unicità, nella sua delicatezza al tempo stesso ma nella sua bellezza quando è di questo livello. La proposta è quella dei 1800 euro, signori, attenzione, non fatevi sfuggire questi oggetti, queste piccole opere dal grande significato simbolico, ma anche culturale, molto molto belle. San Giuseppe, in questo caso andiamo in Sicilia e siamo nella bottega dei Tipa, che già avevamo presentato giustamente questi grandissimi scultori che erano molto rappresentativi proprio di questi alabastri lumeggiati in oro a 1800 euro, attenzione anche qui 1800 euro, credenzino a 3600 euro, qua siamo nel Basso Veneto, un arredo anche questo molto bello per la misura, per le proporzioni, per il movimento sul fronte, sul fianco, veramente affascinante nella sua linea, nella sua forma. Grande opportunità, due sportelli, anche questo, a gamba molto slanciata, anche gli arredi hanno grande fascino, amici non fateveli sfuggire, al numero 11. Presentiamo questa scuola bolognese a 3.800 euro, 56x85, quindi anche qui poi potremo ricercare assieme una cornice, è un quadro da, anche questo da guardare con grande attenzione, molto molto espressivo, bellissima la luce innanzitutto. Al numero 12, novità assoluta di questa sera, sono felice che già avete chiamato in diverse persone, sentivo Dario che mi accennava appunto dell'interesse di un paio di collezionisti, perché è un quadro anche qui, di grande grande fascino, un impatto visivo bellissimo. La cornice in questo caso è in stile, ma vi assicuro si fa capita a capire solo guardandola sul retro, quindi si potrebbe anche eventualmente affinare anche in quella parte posteriore, quindi quadro con cornice comunque in legno scolpito intagliato, molto molto bello. La richiesta è di 6.000 euro, Federico poi certamente ci darà qualche ulteriore approfondimento. Comodino siciliano a 3.800 euro, anche questo è un arredo molto molto prezioso, quindi amici della Sicilia, avete un bel San Giuseppe, è un comodino. Abbiamo altri amici al telefono, attenzione, saltiamo il sipario, c'è qualcosa davvero di straordinario, un quadro che devo dire la sincerità, l'ho riservato alla mia abitazione, l'ho messo in cucina e l'ho apprezzato per queste 3 settimane, veramente, prima che poi Federico giustamente mi dicesse di inserirlo nel sipario, perché era un'opera meritevole, come sempre, di un grande approfondimento, quadro da urlo, davvero, non mancate l'appuntamento del sipario. Giovanni Grovenborg, anche qui poi Dario ci parlerà magari, essendo un grande specialista di fiamminghi, dell'importanza di questo pittore, ricordiamo, opera pubblicata addirittura sulla monografia, aveva avuto a suo tempo anche la presentazione dell'autore proprio del libro, quindi dell'esperto, dello studioso, che lo ringraziamo ancora chiaramente. La richiesta è quella dei 7.500 euro. La cassapanchina poi verrà presentata per gli amici di Pavia, appena rientreranno mi daranno l'ok. Anche questo è un capodopera molto bello per le dimensioni, in patina pressoché perfetta a 1400 euro. Pandan, che anche stasera sono stati richiesti
Interni Fiamminghi, il numero 14, la richiesta è dei 4.500 euro. Scena d'interno, anche questo è un quadro veramente di grande dimensione. Federico ha già accennato qualcosa, poi Dario entrerà ancora nei dettagli, anche qui essendo un pittore fiammingo, l'Embreaker, molto molto bello davvero questo interno di taverna proposto questa sera a 6.000 euro, quindi 6.000 euro per il grande dipinto fiammingo. La piccola serie, che vi assicuro essere una raffinatezza assoluta, questi sono quasi certamente pannelli scomposti da un monetiere di grande bellezza, proprio forse per reinterpretarli proprio come serie all'interno di un piccolo spazio, di uno studiolo, di un cabinet, quindi sono stati parzialmente trafugati da un arredo, ma proprio per valorizzarne la bellezza, probabilmente il collezionista voleva avere questa serie sciolta dall'arredo per gustarsela a parete, per valorizzare al meglio anche il singolo pezzo. Fantastici davvero, avori pirografati, questi poi daremo certamente un ulteriore approfondimento. Abbiamo un tavolino da lavoro molto interessante, grazie all'amico Renato che anche in settimana mi ha confermato l'autenticità geografica dell'arredo, quindi di area lombarda, con piano in noce e invece struttura in larice. Questa è la caratteristica proprio del tavolo da lavoro, che veniva facilmente scomposto e trasportato, quindi togliendo il piano, il cassetto, poi risultava anche meno pesante e era più certamente facile portare con sé il proprio tavolo da lavoro, molto molto bello anche questo. Al numero 16, amici cari, la forza di questa trasmissione, siete anche voi studiosi, voi amici collezionisti da casa. Dario, se lei potesse coadiuvarmi un istante solo, facciamo vedere l'amico che ci ha suggerito, l'amico Luca da Roma, i confronti al numero 16, quadro molto interessante. Noi l'avevamo proposto come cerchia di coi per appunto un pittore fiammingo, di poco abbiamo sbagliato perché l'ambito era certamente quello. L'amico Luca da Roma invece ci ha suggerito un ambito più preciso, quindi un'attribuzione di fatto a Peter van der Werf, pittore molto interessante che riprende il fratello. Qua vediamo appunto dopo i suggerimenti di Luca, prezioso studioso anche lui come il nostro Dario, si confrontano anche spesso su quella che è la passione della pittura fiamminga. Qua abbiamo poi dei riferimenti anche così veloci per far capire la importanza del pittore. Chiaramente Ars Antiqua non varia la sua richiesta, è quella di 2.500 euro, amici, ma se fosse realmente questo pittore dovete veramente fare per qualche numero auditorio, perché è un quadro davvero bello. Ricordiamo Olio su tavoletta di Robre, che è tipico proprio della cultura fiamminga, quadro grazie a qualche meraviglia. Quello che vedete è Gelsomino che è appena sbocciato, perché spesso può ingannare, sembra forse una piccola caduta, in realtà è un quadro che è giocato anche questo molto sulle ombreggiature, sulla luce, e come vale appunto per il Magnasco o gli altri quadri con un fondo un po' scuro, percepirli nella loro bellezza in televisione, ahimè, è quasi impossibile. Complimenti a Paolo, però riesce a farci capire davvero quella che è l'importanza del dipinto. Abbiamo dedicato davvero una parete di qualità, direi di grande livello, alla natura morta questa sera. Io adesso le dirò in ordine, poi torneremo magari a guardare in maniera più analitica. Io so che ci sono anche qui diversi collezionisti all'ascolto. Caro amico, tu che hai spazio e pareti per inserire ancora qualche tassello di natura morta, guarda con attenzione questa sera le nostre opportunità, perché al numero 18 presentiamo appunto con la Scuola Lombarda, che poi andremo nello specifico, evidente proprio il richiamo al Vincenzino, ai grandi pittori, alla Caffi, poi vi diremo anche nello specifico chi è. Al numero 19, Pandan di Nature Morte, che questa sera vi ha proposto senza cornici, perché giustamente l'amico da casa, come quel collezionista colto di Torino, aveva chiesto immediatamente di vedere il dipinto senza le cornici postume, che non me ne vogliano, molto belle anche per una specchiera, ma vi verremo incontro magari anche sul prezzo e sull'opportunità di creare due cornici ad hoc per la bellezza di queste due nature morte, amici, davvero, perché questa sera le potete gustare nella loro bellezza assoluta, e nel breve andremo anche a farvene capire l'importanza anche qui. Qui forse Paolo c'è poco da fare perché c'è un grande riflesso, ma li staccheremo un istante, quadri meravigliosi davvero, questi hanno un impatto, un colpo d'occhio fantastico, immacolati nella loro conservazione, rintelati, non hanno assolutamente restauri, sono due chicche davvero anche queste da non farsi sfuggire. Copie di obelischi, questi sono due elementi molto decorativi, e per chi volesse poi
altre mansioni non fa altro che comporre il nostro numero 02 29 52 90 57, forte chiaro richiamo la scultura del Bernini. La richiesta per i due obelischi è quella di 2.800 euro. Amici, per gli amanti del mobile, Paolo devi uscire un attimo per favore, fai vedere la bellezza di questo comodo. L'ho lasciato qua ancora, non mi stancherò mai di guardarlo e presentarlo. Questa sera, special price, questo arredo cambierà prezzo, on demand, solo su richiesta verrà presentato. Abbiamo limato qualche migliaia di euro, ve l'assicuro, perché? Perché abbiamo venduto quella meravigliosa dipinto la settimana scorsa che era stato acquisito con questo arredo in casa. Possiamo per la prima volta dopo tre trasmissioni limare qualcosa, perché vogliamo darvi ancora più opportunità di investire. È un arredo, vi assicuro, che chi pagisce il mobile, chi lo desidera, chi lo apprezza, lo ricerca, se lo sogna di notte. Questo è un comò strepitoso veneziano. A voi la scelta, per chi volesse chiamare vedrete cos'è. Il prezzo iniziale era di 24.000, lo ricordo, la richiesta al telefono per voi. Un lavagna così bello, ma ci è capitato di vedere sia sul mercato che avere la fortuna di presentarlo questa sera. L'ho voluto portare perché so che era interessante fare anche un paragone geografico per le nature morte, che tra l'altro è invertito, appunto, come Federico ha sottolineato, quelle di gusto partenopeo, dalle due Lombarde e le due Toscane appena accennate. Quindi ora andremo anche nello specifico di questa delizia di lavagna. Questi amici dal vero fa togliere il fiato, un quadro di una bellezza, di una raffinatezza pazzesco davvero, così bello nelle dimensioni, di questa qualità. Ricordo Dario, lei se ricorderà anche lei che era presente ad Amar l'anno scorso, avevamo una piccola natura morta e sa a cosa è stata venduta, raffigurante forse, ecco, quel piccolo vaso centrale. Queste sono 5 nature morte di quella bellezza, di questo formato. Anch'io, perché non l'avevo ancora, l'ho vista oggi. L'ha visto anche lei oggi, grazie a Dio, appunto con l'aiuto dei corrieri, anche ieri sono arrivate le ultime opere ritirate dai restauratori, fateci spedire proprio perché le potessimo far vedere tutti i nostri collezionisti. Questa è una natura morta da impazzire, amici. Andiamo, finiamo la scaletta e torniamo subito da lei. L'acquaiolo, anche questo è stato chiesto da un amico di Torino in settimana, grazie anche per chi ci chiama. Se riusciste, amici, a chiamarci anche fino a venerdì, poi avremo modo di inserire anche nella nostra presentazione domenicale, come abbiamo fatto appunto puntualmente, delle opere che vi affascinano, delle quali forse volete avere qualche dettaglio ulteriore anche in diretta. Per noi è un piacere presentarle, chiaramente ci entusiasma molto anche il vostro interesse, quindi non fatevi nessun genere di problema. Il gemito, poi andremo a vederlo anche questo, è veramente una scultura all'acquaiolo di grandissimo fascino, proposto a 1.800 euro, la misura è di 57 centimetri. Altri due dipinti molto raffinati sono certamente i due Giacomo Nani proposti al numero 21, questo anche qui poi varrà il discorso che faremo per giustamente un allievo di Lopez, quindi siamo molto vicini alla lavagna, che ricordo stilisticamente si avvicina molto anche a Lopez, l'ambito è certamente quello, due quadri molto preziosi e raffinati. In questo caso appunto le cornici realizzate precedentemente, molto belli anche questi, un grande colpo d'occhio, una freschezza stilistica, quindi quadri davvero di grande fascino e di grande possibilità luministica anche all'interno delle vostre collezioni. Questi sono quei quadri che non ti stanchi mai di vedere proprio per la loro freschezza, per la loro bellezza. Al numero 2, complimenti, perché vedo che avete già parzialmente svuotato la parete dedicata a Raffaello. Abbiamo inserito un altro prezioso quadro che amo enormemente, quindi abbiamo ancora a disposizione. Al 22, la Madonna con Bambino di Sant'Anna del XIX secolo a 3.000 euro, 100 x 76 centimetri, ho detto anche chiaramente la Madonna del Divino Amore, altra opportunità qui poi per farvi una cornice, quindi un quadro molto bello, molto contemplativo. La scultura di Raffaello a 1.600 euro in alabastro, 52 centimetri. E abbiamo rispolverato un quadro che io ritengo davvero magnifico, amici, non fatevi sfuggire questo dipinto perché ha veramente questa cifra, 3.800 euro, un quadro realizzato da due fratelli, i fratelli Winkler, ricordiamo operosi fra il 1793 e il 1832, a 189 centimetri per 89, quadro davvero davvero affascinante, 3.800 euro la richiesta per il dipinto in questione.
Ecco, grande piacere che vi illustrerò a breve queste deliziose naturmorte, davvero abbiamo quattro opportunità, due certamente amici di grandissimo spessore. Saluto l'amico Pieraldo, che so essere all'ascolto. Buonasera signor Pieraldo, spero, e Federico mi ha confermato, godo ancora veramente della visione di quella fantastica carovana orientalista, quadro forse il più bello orientalista che da 20 anni, da quando abbiamo aperto, alzato la Sera Cinesca in una piccola bottega, abbiamo avuto la possibilità di possedere un quadro davvero magnifico. Un abbraccio anche a lei, mi fa enormemente piacere che sia ancora al nostro ascolto. Paolo, scegli tu, dove vuoi cominciare? Da Lavagna o dalle due nature morte toscane? Ti piace Lavagna? Lavagna da urlo, eh. A Lavagna. Allora, amici, questo è veramente uno dei più bei Lavagna in assoluto che mai abbiamo acquisito. Formato straordinario, pittore che ricordiamo fu ricercatissimo già dalla nobiltà partenopea, ma anche di gusto internazionale, proprio per la sua bellezza, per la sua raffinatezza, pittore molto analitico ma anche molto vivace proprio nei suoi cromatismi, veramente mai come in questo caso, in questo formato che faceva forse parte anche questo di una decorazione di parete o forse un sovrapporto o una boiserie, ma un quadro di una bellezza, di una raffinatezza assoluta, davvero quadro unico. Pittore protagonista appunto del naturamortismo partenopeo sulla scia di Andrea Belvedere, quindi, e dei Fioranti francesi, in sintonia assoluta con Gasparo Lopez, appunto, che ricordiamo spesso si avvicina molto anche alla sua qualità stilistica, proprio perché lavorando vicini si influenzarono molto. Pittore che di fatto è fondamentale proprio perché di transizione fra quella che è l'austera cultura della natura morta seicentesca partenopea e quel gusto invece che più vira verso il roccaio di derivazione francese. Quindi opere con grande potere decorativo, opere che di fatto sdrammatizzano quella severità che la natura morta seicentesca napoletana, che chiaramente è stato uno dei capisaldi assoluti della bellezza della natura morta napoletana nel suo realismo, nel suo verismo, vengono stemperati verso una chiave più francesizzante, verso una bellezza più decorativa, ma al tempo stesso l'insegnamento non viene abbandonato. E allora Paolo, sei veramente straordinario in questa simbiosi, perché vai a illustrarmi quella che invece è ancora l'omaggio alla cultura, alla tradizione del paesaggio classica. Vediamo in questo arco, in questo paesaggio sulla sinistra, ciò denota veramente una capacità assoluta, una capacità unica davvero nella completezza pittorica, il paesaggio, la natura viva di questi due pappagalli favolosi veramente che aggiungono un'ulteriore vivacità e la bellezza assoluta di uno dei pittori a mio avviso più raffinati in assoluto. Fra Lavagna e Roappus veramente penso che siano i due maestri del Settecento per quanto concerne la natura morta italiana davvero. Quadro straordinario. Ricordiamo uno dei suoi simboli più ricorrenti appunto è quello di inserire questo piatto che in questo caso viene appoggiato in precario equilibrio a quella cocomero diviso in due, quindi tagliato nel mezzo. Questa è un po' una delle sue simbologie ricorrenti che di fatto è una ripresa di quei modelli proprio di maiolica tipici di Savona, di Albisola, quindi di quelle ceramiche liguri molto interessanti. Composizione davvero sapientemente bilanciata tra bouquet, floreali, fra vasi storiati, quindi... Sentiamo un amico di Reggio Emilia che conferma la Cassa Panchina. Va bene. Era semi riservata un amico, beh, poi vedremo di farla comunque vedere anche agli amici. Complimenti all'amico, quindi un arredo che non si è fatto sfuggire in assoluto, andiamo a riservarlo nell'immediato. Amico di Reggio Emilia, a gusto per i mobili, ma a gusto per le chicche, davvero questo l'avevo sorvolato perché c'erano degli amici da casa, sono più veloce, d'altronde la diretta è questa, quindi chi tardi arriva ma l'alloggia, bellissimo davvero questo. Questo è un capodopera, quindi è di fatto quello che un artigiano realizzava per dare al collezionista l'opportunità poi magari di andare a interpretare un grande arredo. Torniamo sulla natura morta perché è davvero un quadro straordinario. Paolo, io un quadro così bello non ho mai avuto il piacere di vederlo. Guarda cos'è di bella con la melograna aperta, con le ciliegie, quei fiori davvero descritti con tantissimi colpi di pennello che tuttavia
sono disposti con grande equilibrio, con grande capacità, proprio per darci anche un realismo assoluto di quella che è la bellezza, i semi del cocomo, quei grappoli d'uva veramente sovrapposti. Questo è un quadro, amici, da non farvi sfuggire per niente al mondo. Una modernità della rappresentazione dell'elemento botanico straordinaria. I singoli petali evocano esiti tardo seicenteschi. Questi sono veramente quei precursori, quei pittori che poi daranno il via con la grande cultura che troverà anche in Guardi uno dei massimi esponenti, poi chiaramente riprendendo queste matrici e interpretandole in una chiesa ancora più disinvolta, ancora più fuori dagli schemi, quindi di libertà espressiva assoluta. Meraviglia nella meraviglia. Amici, io so che c'è lì un grande collezionista di natura morta. Venga o mi chieda poi delle fotografie e le manderò nel dettaglio, perché questo è un quadro davvero da sognare di notte. La richiesta è quella dei 12.000 euro, ma vi assicuro questo è un quadro di gusto internazionale. Verrà poi impreziosito dal sottoscritto e da Dario, certamente in settimana, con una foglia oro zecchino, quella vera, quella costosa, quella bella di lucentezza assoluta, che meraviglia. Ecco, questa è, bravissimo, Paolo, stasera mi ispiri davvero, tu sei straordinario. È la capacità di utilizzare questo, la biecca appunto, per dare quei colpi di luce sulle ceramiche, poi andremo anche nella natura morta toscana perché c'è qualcosa di analogo nel vaso. Tu guarda la bellezza di quei riflessi argentei che vengono interpretati sia per il vetro che per questi rami sbalzati. Splendida, amici, non fatevi sfuggire un quadro di questa bellezza perché sarebbe un peccato mortale. Andiamo al 19. Al 19 presentiamo invece un'altra copia molto interessante. Qui l'attribuzione disquisisce proprio perché ha le caratteristiche stilistiche di un pittore in grado veramente di rievocare due grandi maestri, appunto, perché nella sua espressività, nella sua bellezza è certamente toscano, ma è un pittore in grado di esprimere un prezioso interscambio stilistico proprio tra il Bimbi e il Ligozzi. Quindi il Bimbi, mi ricordo ancora quel bellissimo Bimbi che ha riservato il nostro caro collezionista del Piemonte, un abbraccio anche lui. Siamo ancora alla ricerca di una cornice antica nel caso dovessimo trovarla. Guardi caso, anche questi sono due quadri che non ho voluto presentare con la cornice dell'Ottocento perché poi era ingenerosa di quella che è la bellezza stilistica di questo pittore. Ricordiamo, ci interessa ancora Federico? Te credo, questi sono due gioielli. Anche qui, questa Paolo, permettimi di staccarne una da parete, perché vedere queste lucentezze in due quadri così belli è veramente un peccato assoluto. Guarda, ti stacco questa che è anche più facile forse da togliere. Un istante solo, vorrei che anche gli amici da casa potessero percepire quella che è la bellezza di questo pittore. Innanzitutto la completezza assoluta nel poter appunto interpretare, come spesso anche l'amico Riccardo mi ha sottolineato, questo dualismo non è solo il fiore botanico, ma è una sovrapposizione anche con quello che è l'elemento vegetale. In questo caso vediamo veramente un cesto di fichi, di albicocchi interpretati davvero nella loro corposità, nella loro materia, nella loro bellezza. C'è tutta poi anche una simbologia chiaramente a questi fichi, una sensualità che tanti collezionisti conoscono, che hanno la natura morta, poi sa anche approfondirla nella sua simbologia. Ceste traboccanti di fichi, albicocchi e ciliegi, vasi ricchi di fiori con rose, anemoni, magari torniamo anche, vediamo dei crisantemi, anche delle margherite, dei gigli gialli, quindi dei narcisi, dei tulipani screziati, quindi veramente una ricercatezza. Questa è la caratteristica di questo pittore, appunto, come il Bimbi, come il Ligozzi, che ricordiamo essere stati alla corte di Cosimo III dei Medici, proprio come grandi maestri che in qualche modo potevano collezionare dei soggetti botanici tanto ambiti. Mi dica, dottor Piccolo. Francesco, lo interrompo perché abbiamo un signore che richiede la numero 23, la pala. Fa bene la signora. Allora, torniamo un attimo alle nature morte, torniamo al numero 23. Dario, io vado a memoria, ma ricordo, se mi trovo la scheda un istante, solo per far capire anche agli amici, avevamo fatto dei grandi parallelismi e anche fatto vedere a voi proprio l'ambiente reale di queste chiese del Tirolo, dove appunto erano realizzate quest'opera. E questa è innanzitutto firmata, giustamente, grazie Paolo, dai fratelli Winkler, Andreas e Johannes Wilkers, 1829, Saufers poi era il paese, quindi abbiamo trovato anche il numero dell'inventario.
quadro che si caratterizza innanzitutto di primo impatto proprio per una straordinaria simbologia, quella del San Giuseppe che regge il bambino e che con una carezza, con una dolcezza assoluta va addirittura a torcergli i capelli. Guarda veramente questo dettaglio, cos'è di bello, il ricciolo interpretato sul dito del San Giuseppe. Certamente per una chiesa o comunque una committenza privata che voleva celebrare la figura del San Giuseppe. In questo caso la Madonna diventa come noi spettatrice, e allora la forte simbologia a San Giuseppe nel suo lavoro di maestranza della sgorbia e dell'ascia appena inserita nel tronco di legno, quindi una forte richiamo a quella che era la maestranza di questa umile figura nelle sue caratteristiche, e una bellezza davvero unica, amici. Signora, a 3.800 euro un dipinto di questa qualità, di questa dimensione, non si trova più. E forse il costo, perché poi Federico abbiamo acquisito una batteria di opere, di quadri, abbiamo fatto dei prezzi veramente competitivi. La bellezza del pappagallo, che ricordiamo essere anche questo invece un simbolo per evocare la figura di Maria, e veramente in quella parte alta un trionfo di cherubini, un trionfo di cherubini che addirittura sono descritti molto materici, molto vivaci in primo piano, e vanno a fondersi veramente in maniera sublime con le nuvole nello sfondo. Allora Dario, mi collaboro un istante, è intatto, lo stacchiamo dalla parete, mi aiuti perché gli amici da casa, c'è un riflesso nella parte alta. Gentilmente un istante solo, lo stacchiamo da parete e lo facciamo vedere. Guardi in scala umana cos'è, signora. È stato rintelato. È stato rintelato perché su questa misura verticale probabilmente... Giriamolo. Facciamo vedere il rintelo, è stato fatto da noi il rintelo. È una delle poche opere che l'Ottocento, la pittura dell'Ottocento talvolta necessita del rintelo, perché essendo una materia molto fine, molto delicata, sente molto gli sbalzi termici, quindi a volte è doveroso rintelarli proprio per fissare la materia, perché increspandosi chiaramente la terra. La taccaglia è nuova, Dario, fatta da noi. La cornice in stile fatta da noi, da Dario, da sottoscritto, ma direi che va a inquadrare perfettamente quella che è la bellezza del dipinto. Questo dipinto non necessiterebbe neanche di una cornice, perché è talmente bello, ma poi chiaramente va anche fatto sposare alla parete. L'ho voluto inserire, signora, al posto delle due opere. Signora, già il nostro cliente. Al nostro cliente? Sì. Da dove? Da dove? Signor Antonio, non so quale Antonio sia. Da? Bitonto. Da Bitonto. Buonasera, signor Antonio da Bitonto, piacere mio, forse di persona non la conosco. Sì. Le assicuro, è un quadro che regala una gioia immensa. Splendido nella policromia, bellissimo nella simbologia, perché trovare un San Giuseppe con un'attenzione al paesaggio, al cielo, stupendo. Dottor Picco, non sbaglia, bravo. Se non posso lasciare il quadro, mi allunga il campanello, regge il quadro. Complimenti, signor Antonio, perché verrà questo quadro, la lascerà a bocca aperta davvero. 3.800 euro, io questo è un quadro che chiederei 6-7.000 euro per essere, penso, ancora nel giusto prezzo. Questa è una grandissima opportunità. E sono felice che sia stato veloce anche a riservarlo. Complimenti davvero. Paolo, non volermene, tiene volto le spalle, ma lo appoggiamo un attimo a parete. Che bel quadro, bravo, 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 perché davvero questo l'abbiamo presentato 2 settimane fa, aveva riscosso enorme successo, ma è anche una questione di fatto a volte, penso, perché vede, delle volte in un istante uno riserva un'opera, può piacere a 3-4 persone, e poi essendo l'arte realmente presentando opere uniche, trovare qualcosa di analogo è pressoché impossibile, glielo assicuro. Firmato e datato, quindi meglio di così non poteva scegliere. Quadro fantastico. Finiamo la presentazione delle due nature morte. Allora qui, amici, se volete poi io faccio anche vedere quelle che sono le cornici con cui le abbiamo acquisiti, ma vi assicuro sono ingenerose per la bellezza stilistica, per la forza che invece abbiamo visto come nel Settecento venga sdrammatizzata proprio la materia, quindi con un gusto più di roccaio, appunto, quindi più francesizzante, più sciolto, una pennellata più veloce. Qua siamo ancora invece nella natura morta arcaica, quindi vediamo ancora questo forte impatto anche fra il fondo scuro e la bellezza, proprio che in questo modo il pittore riesce a destinare alla specie, all'attenzione anche veramente realistica con cui
vengono sovrapposti questi petali, questo fondo scuro di fatto è una quinta teatrale che ci concentra ancora ulteriormente a quella che è la bellezza invece del fiore, dell'elemento vegetale, appunto delle ciliegie. Vediamo magari Paolo anche quella sopra. Oh, vai, guarda, facciamo una cosa, le metto tutte e due vicine qua, così. Grazie mille, perché poi sopra con i riflessi non si percepisce questa che è la bellezza materica. Dottor Pico, tocca a lei scegliere un quadro. Vede che io ne ho messo uno e uno l'abbiamo riservato. Adesso lei porti quello che vuole. Potremmo fare circa 32 puntate consecutive qua. Sceglie lei quello da inserire, perché questo grande buco mi dà un senso di smarrimento. Allora, erano rimaste appunto la bellezza della pennellata, rapida e vivace, con vibranti colpi di luce. Ricerca profonda e analitica del dettaglio. Ricordiamo appunto il Bimbi e il Ligozzi essere stati entrambi alla corte di Francesco, di Cosimo III, scusate, dei Medici. Grandissimo mecenate fiorentino che scelse proprio questi due pittori come principali protagonisti per decorare la sua intera collezione. E da qui la voglia veramente di catalogare la specie botanica, di trovare questi tagli quasi fotografici, realisti. Questi sono davvero quadri di una modernità straordinaria. Amici, se li vedeste dal vero potreste ulteriormente capire la ricercatezza con cui il pittore ha steso queste velature che danno un realismo, una corposità al fiore assolutamente reale, davvero, perché sembra di poterne annusare il profumo o di accarezzarne la delicata composizione. Anche qui vediamo questo, ferma qua un attimo Paolo, grazie, su questa brocca di vetro, nel caso precedente della lavagna era appunto invece un rame sbalzato, come venga utilizzato appunto la biacca, ovvero il bianco di piombo, per dare questa lucentezza, questo colpo di luce, che già, penso me lo confermi anche lei, dottor Picco, i pittori fiamminghi utilizzavano questo artificio, perché spesso nei grandi maestri vediamo questi specchi sì, addirittura. La luce dei fiamminghi è tipicamente bianca, talmente forte ad essere... Bene, grazie Picco, vuol dire che anch'io qualcosa comincio ad apprendere dalla sua cultura fiamminga, mi fa molto piacere. Anche qui, amici, veramente, questi due quadri, che se voi riusciste ad immaginare con le giuste cornici, per la loro bellezza, per il fatto di essere anche un pendant di queste dimensioni, ricordiamo sono 69 per 50 centimetri, la richiesta è quella dei 14.000 euro, poteste davvero mettere alla vostra parete due nature morte da sballo. Io spesso dico, e sottolineo nella sincerità più assoluta, che il pendant vale 4 volte il singolo, fate voi i vostri calcoli, perché la realtà è quella. Trovare poi divisi la singola natura morta, te ne chiedono minimo 7-8 mila euro, ma a 14 mila, poi una carezza ve la facciamo, due nature morte di questa bellezza sono di una rarità assoluta. Dario, un istante solo dalla regia, gentilmente i confronti stilistici, perché sono due quadri che necessitano anche, che belli che sono, qua si vedono bene, purtroppo dovrei forse sdraiarmi Paolo per farmi inquadrare all'interno della composizione, che belli che sono splendidi, poi guarda che belle quelle ciliegie, descritte con un colpo di luce ciascuna, guarda cos'è di analitico, di raffinato questo pittore, qua veramente non si sbaglia, poi magari potremmo farle vedere anche il professor Bocchi, altro grande studioso. Ha dei riferimenti Dario? Ricordiamo poi lo stesso Ligozzi, come invece il Bimbi, abbiamo già presentato anche in precedenza, appunto si formò innanzitutto presso Lorenzo Lippi e Onorio Mariani, ma fu poi a Roma con Mario De Fiori che ebbe la sua grande maturazione proprio come pittore di assoluta raffinatezza e lavorò appunto da Cosimo III dei Medici. Il Ligozzi invece si formò presso lo zio appunto Jacopo Ligozzi, che sostanzialmente era operoso a Verona e nei dintorni, e fu lui stesso commissionato proprio per queste caratteristiche sempre da Cosimo III, quindi davvero due pittori ricercatissimi proprio nella loro capacità di trasmettere questo realismo, questa bellezza, questa natura morta. Ecco qua. Allora, mi dica lei Dario, prego. È Ligozzi questo? Deve essere una natura morta? No, questo è un vaso di fiori con un bouquet floreale, mi dica lei. Eccoci, allora questo è Bartolomeo Ligozzi, opera tratta dalla Fototeca Zeri,
vediamo il colpo di luce. Ecco, forse conviene togliere la grafica, ma si vede comunque il colpo di luce tipico, gli stessi fiori, i tulipani, i fiori di garofano presenti anche nella nostra opera. Altra natura morta di Bartolomeo Ligozzi, apparsa sul mercato antiquario, anche qui vediamo la stessa tipologia di vaso col colpo di luce tipico dell'area toscana del periodo. E altra opera di Bartolomeo Ligozzi, cesto di frutta, e vediamo qui la, ecco, la tipologia di frutta, i fiori di garofano onnipresenti, il cesto che è presente anche, di vimini intrecciato, presente anche nella nostra opera. Ecco, possiamo tornare in studio. Grazie dottor Pico, sempre puntuale anche dallo studio, veramente, per farci capire anche con dei confronti stilistici la bellezza poi di quelle opere che andiamo a presentare. Amici, davvero è una grandissima opportunità. Allora, ok, Federico, forse se volevi presentare, c'era qualcosa di richiesta per il Magnasco forse ancora? No, ok. Allora, abbiamo visto appunto i due Ligozzi. Faremo magari la presentazione ancora un istante di quelle che sono invece le due nature morte lombarde, anche queste due quadri che chiaramente forse sono presentati anche nella loro possibilità di fare un investimento più ponderato, chiaramente, perché non hanno quei confronti museali stilistici che abbiamo analizzato sino ad ora in queste due straordinarie opere. Il mondo in questo caso invece più prossimo è proprio quello della Caffi, dei Vincenzino, ricordiamo essere proprio una famiglia lombarda specializzata in quelle che sono le nature morte, spesso realizzate proprio con grande ricercatezza in piccole dimensioni, anche per la committenza privata, quindi per la committenza che voleva e necessitava di avere delle piccole composizioni. Sono una famiglia di pittori, ricordiamo la Vincenzina, Giuseppe Volò invece detto appunto il Vincenzino, Margherita Caffi, quindi veramente dei capisaldi. A nostro avviso queste sono da scrivere alla cerchia più vicina appunto a Giuseppe Volò o detto Vincenzino, proprio perché si differenzia da Margherita Caffi, dove c'è appunto un ductus pittorico più sfrangiato, più mosso, più veloce. In questo caso invece è ancora fortemente ricercata la descrizione della materia con velature, sempre con quella caratteristica, come nei due dipinti da scrivere invece la cerchia del Bimbi e del Ligozzi, dove appunto c'è questo forte dualismo, fa il primo piano del soggetto e un fondo invece molto più scuro, proprio che ci permette anche di valorizzare per contrasto quella che è la descrizione botanica. Vediamo anche qui dei bellissimi crisantemi, dei narcisi bianchi, delle ceste. In questo caso le cornici sono state realizzate con un profilo antico, noi così le abbiamo acquisite, così le presentiamo, forse con due cornici un po' più decorative, anche questi due dipinti riuscirebbero ad esprimere meglio quella che è la bellezza di questo pittore, che apparentemente arcaico, tuttavia rivela anche qui una grande attenzione al modello fiammingo, in particolar modo anche per il periodo, quindi una delicatezza minuziosa di quello che è il colpo della luce su queste foglie appassite. Vediamo pure Paolo, guarda che bello come vengono interpretate anche qui a livello materico, a livello stilistico, le foglie stesse, quindi con tutti dei colpi di luce che in qualche modo ci fanno anche percepire la natura vera e propria dell'essenza e della specie rappresentata. 3.800 euro per il pandan, quindi amici anche qui davvero è un'opportunità che vi suggerisco con grande entusiasmo, perché due nature morte lombarde di questa bellezza, questa la stacchiamo perché vedo che addirittura questa risulta pressoché invisibile agli amici da casa. Questa è veramente di impatto visivo, per chi conosce una natura morta è chiara l'attribuzione al mondo appunto dei Volò, della Caffi, perché sono certamente fra i protagonisti maggiori di questa tipologia di dipinti. Ricordiamo poi la Caffi invece prenderà una sua strada autonoma, quindi sfrangiando di fatto ancora di più la materia, diventando ancora più verso quel gusto appunto settecentesco del rocaille. Grande opportunità, amici, non fatevi sfuggire le nature morte questa sera. Magari uno sguardo finale al Nani laggiù, che
come nel Lavagna, appunto, essendo di fatto allievo del Lopez, è influenzato in questa favolosa cultura partenopea, di fatto francesizzante, che nel numero 21, grazie, sì, riesce a esprimere proprio quella che è la bellezza, la vivacità stessa della composizione, spesso con una grande attenzione, anche in questo caso, all'architettura e al paesaggio, perché davvero sono dei quadri completi nella cromia, nei colori, in quella che è la descrizione anche dell'architettura. Anche in questo caso vediamo un omaggio all'architettura, soprattutto nella dipinto nella parte bassa, con questa balaustra che gioca addirittura col paesaggio, lasciando vedere appunto in questo rocchetto di marmo quella che è la bellezza di una... Che bella anche la descrizione dell'acqua, guarda che bello questa, questo laghetto che viene interpretato anche nella parte posteriore per dare un'ulteriore prospettiva, ulteriore fascino a quella che è la bellezza del paesaggio. Quindi che romantica anche questa visione, guarda che questo tronco spezzato come è interpretato. Anche qui ci sono due collezionisti che so che sono interessati, mi auguro che, come il Fischetti, io poi vi consiglio quello che più probabilmente mi entusiasma, ma signori davvero questa sera avete delle opportunità straordinarie, mi riferisco alle nature morte in questione, a quel Magnasco magnifico, alla meraviglia che andremo a scoprire nel Sipario, a quel San Giuseppe di nuovissima presentazione. Vedo che Dario ha collocato un'altra opera ancora interessante, un altro bozzetto di grande fascino, ancora al numero 23. Che dire, per chi volesse avere la richiesta di questa meraviglia, ricordiamo, questo è un Comò veneziano, ma pensa che bello, magari poi provvedo un attimo anch'io a spostare un secondo, visto che abbiamo liberato anche tutto il settore dedicato a Raffaello, a posizionare la natura morta per far capire anche l'equilibrio formale. Poi spesso, purtroppo, per il pandan, farvene vedere uno a 3 metri dall'altro non vi dà la percezione anche della coppia di per sé, che invece va forse vista più vicina. Questa è una diatriba che spesso io e Federico giustamente interpretiamo a piacimento, ma questa sera ho voluto farvi proprio far capire la bellezza del pandan. Un bel quadro qua sopra, veramente fa cantare anche questo arredo. Questo invita a vedere un quadro, magari metteremo le due nature morte, perché nella loro complessità del pandan riescono a dare questo sviluppo verticale. Arredo, amici, magnifico. Vi ripeto, questa sera ha un prezzo assolutamente unico che vogliamo regalarvi, vogliamo invogliarvi a capirne l'importanza, perché faceva parte di un lotto, come sapete spesso noi riusciamo a darvi questa qualità, questa bellezza a cifre reali, a cifre in cui poter fare davvero un investimento, perché acquisiamo collezioni intere. Questo è un arredo che si trova raramente sul mercato, io lo ritengo davvero unico. Questo non in 20 anni di carriera, ma in anni veramente che ho visitato io stesso, anche da, sin da piccolo, una passione che mi ha sempre entusiasmato, quella per l'arte. Vedere un arredo di questa qualità proposto in una fiera, parliamo pure anche di milioni, visto che oggi sono grandi diatribe fra l'euro e la lira. Questo è un arredo che veniva presentato a 120-130 milioni. Al telefono, on demand, se lo dico in pubblico. Allora, vai, aspetta, spengo il microfono, guarda. Chi era, amico? Bene, vedo che qualcuno già coglie. Allora facciamolo vedere del tutto. Scusa Paolo, permettimi che voglio far vedere gli amici da casa, visto che c'è interesse, giustamente è giusto che ci sia, perché un arredo di questa bellezza, vi assicuro, non l'ho mai avuto il piacere di visionarlo. Facciamo vedere un istante solo, gentilmente, la bombatura del cassetto. Allora, questa, diciamo, non è un difetto, questo se volete ve lo tolgo anche in diretta. È un pannello che è stato inserito per poter usufruire dai cassetti. Chiaramente i cassetti sono intatti, quindi tutte le code di rondine originale. Abbiamo l'abete di Cassiglio, che come il mio grande maestro Renato mi ha insegnato essere proprio una caratteristica dei mobili Venezia, no Veneto, perché questo, se poi volete vedere i libri, vado a recuperare anche i libri, è un arredo Venezia, Venezia Laguna. Cosa succede a Venezia? Che c'è chi, come sottoscritto, amava la bellezza della linea, la ricercatezza del mobile nella sua materia, nel noce, più bello veramente della patina del noce,
e chi invece già apprezzava quello che era il gusto della lacca. Ma la linea è la medesima. La linea più bella del commò veneziano è questa. Mobile mosso sul fronte, mobile bombato sul cassetto, filettato in noce massello, mobile straordinario. Adesso io posiziono qui e vi faccio vedere anche il gioco di un cassetto singolo, perché è veramente qualcosa di pazzesco. Recupero una chiave, scusa, perché sennò non riesco ad aprirlo. Perfetto, amici, questo vi assicuro è un mobile sano davvero da far paura. Allora, ci vuole la chiave che è all'interno, quindi non riusciamo a cedere. Un istante solo. Paolo, vai pure dietro, che vorrei far vedere anche agli amici il gioco con cui si riesce a ottenere questa linea, perché è tutto un discorso di doghe. Questi erano artigiani che spesso realizzavano anche le gondole con quelle linee incredibilmente uniche. Guarda cos'è di bella la mossa di questa gola. Gola molto spiccata che slancia ancora ulteriormente l'arredo verso l'alto. Ecco qua la chiave che abbiamo trovato. Anche qui abete di Cassiglio. Guarda il movimento di questo cassetto, cos'è di bello. Guarda cos'è la meraviglia. Linea straordinaria, amici, questo è un mobile, è la linea più bella del mobile in assoluto. Non so come consigliarvelo, veramente, nella maniera più sincera e doverosa, non fatevi sfuggire un arredo di tale bellezza. Non dico il prezzo è al telefono. Un ultimo sguardo al piede, perché veramente anche l'unicità di questo piede, Paolo, deve venire sul fronte, perché... vorrei vedere anche il ricciolo, così lo vedi forse un po' appiattito, da parte qua che mi interessa far vedere. O se riesci a inquadrare da lì, guarda come gioca veramente in maniera quasi precaria questo artigiano, che fa appoggiare su un pollice di dito un arredo di tale bellezza. Ed è proprio nella natura del noce, quindi della sua ricercata... struttura, proprio un noce che si dice sano come un corallo davvero, perché davvero riesce a diventare addirittura una parte decorativa, strutturale a quello che ha l'insieme. Vi assicuro, un arredo che pesa quasi come una cassaforte, proprio un noce massello che meglio non si poteva ricercare. Mobile fantastico, amici, non fatevi sfuggire questo arredo, perché mai lo ripresenteremo certamente. La richiesta al telefono con Dario, vedo che ci sono già due o tre collezionisti e mi fa enormemente piacere. Tutto realizzato con doghe all'interno, con la stessa maestria con cui appunto venivano realizzate le gondole veneziane, perché questi erano artigiani che erano specializzati proprio nella capacità di dare questo movimento all'arredo, mosso e contromosso. Questo poi è una particolarità assolutamente unica nell'ulteriore movimento finale verso il fondo, nella parte posteriore, giusto per parlare. Paolo, magari fai vedere anche quello, così abbiamo fatto vedere tutto. Se riesci dal fianco, guarda cos'è di bello anche quell'ultima mossa che va ulteriormente a sposare la parete, quindi veramente mosso contromosso. È un arredo che si può apprezzare sia sul fronte come sul fianco nella sua bellezza, perché veramente nella linea così sublime che riesce addirittura a dare un continuum fra il fianco e il fronte, in quella che è la sua importanza dell'arredo, leggermente rastremato anche verso lo spettatore. Quindi vediamo, questi poi erano arredi dove trovavi la Venezia da sballo o la specchiera a cartocci veneziana che lo valorizzava, quello che vi dicevo prima, quindi uno slancio verticale. Prego, c'è interesse? Molto interesse. Per il comò? C'è un amico. Vuole vedere il numero 21, un amico da casa. Allora, torniamo ai due nani. Torniamo ai due nani. Sono intatti anche questi. Da togliere, far vedere bene. Allora, facciamo vedere anche i due nani. Questi, invece, a differenza delle altre nature morte, vediamo che non danno fastidio, giusto? La visione, sono pressoché... Allora, quello sopra, andiamo a staccarlo anche qui. Vediamo come in questo caso, anche questo grande pittore, che ricordiamo essere... allievo del Lopez, quindi di tutta quella cultura partenopea, riesca anche qui veramente in maniera sublime a regalarci quella che è la luce, la materia, la delicatezza
di questa composizione botanica, molto molto affascinante davvero, molto romantica anche l'interpretazione, come sempre, del paesaggio con l'architettura. Abbiamo visto appunto una balaustra in quella precedente, vediamo in questo caso invece una colonna addirittura tronca, quindi dove viene posizionato un vaso con dell'edera, bellissima e caratteristica anche lo sfondo di questi pittori, è quello appunto di questo azzurro così intenso, così irradiato di luce, che veramente ci dà ancora di più di quella che è la percezione della bellezza botanica, con crisantemi, rose, veramente racemi di campanelle azzurre, meravigliose davvero. E questi magari 5.500 la richiesta, abbiamo detto appunto 2.750 cada uno, grande opportunità anche questa. Le cornici le abbiamo fatte noi in stile con oro zecchino, il telaio è originale anche in questo caso, se si volessero vedere anche senza la cornice possiamo poi eventualmente toglierle dalla cornice, ma direi che questa proprio è la linea che più si addice a tale bellezza, non contrasta minimamente con la qualità pittorica, con la minuziosità che ricordiamo come nella lavagna, ditemi voi amici come abbiamo visto. Allora 5.500 euro per il pandan, facciamo vedere anche l'altra natura morta nel dettaglio, sono perfette queste, sono tutte le nature morte di stasera, veramente sono di uno stato di conservazione pressoché assoluto, forse quelle al numero 18 sono leggermente da stirare probabilmente perché la tela ha perso un po' della sua elasticità, ma direi che tutto il resto è veramente dipinti da attaccare a parete, quindi pronti per essere collocati nelle vostre abitazioni, per essere amati, per essere interpretati nella vostra abitazione, perché questi quando poi li sai inserire e illuminare, ti assicuro, l'illuminazione è fondamentale. Un abbraccio anche all'amico Riccardo, all'amico Fausto, che mi coadiuvano sempre anche nei consigli per le nuove luci da proporre anche a voi collezionisti o anche per le nostre strutture. La luce è determinante per percepire l'opera. Splendide a 5.500 euro la coppia. Bene, allora io ho smontato mezza parete, ora mi dovrò giustamente occupare di ripristinare il tutto. Federico, okay, te la parola. Allora, mi permetto di mostrare a questo amico anche due particolari, perché sono due quadri che adoro ed è un caro amico di Padova, saluto il professore. Questi sono proprio due capolavoro di Nani, adesso squillano tutti i telefoni, attenzione, perché a 2750 l'uno, uno dei grandi maestri della natura morta napoletana del Settecento, che ha diverse caratteristiche assolutamente riconoscibili, che sono innanzitutto quelle presenza di queste balaustre che tornano molto molto ricorrenti, che diventano espediente per l'artista all'interno di una struttura classicheggiante per creare lo spazio. Il primo piano, dove una cascata di fiori definiti petalo per petalo, corolla per corolla, con colori, siamo nel Settecento, nel gusto di Belvedere, per cui della grande stagione napoletana del regno borbonico di eleganza, va a definire, guardate questi azzurri intrisi di bianco, e questa tipologia a foglia larga che torna nei vasi in terracotta spesso posizionati sui basamenti, che sono quelli che vedete. Allora a 5,5 io veramente consiglio all'amico di confermarle, perché sono molto eleganti e sono degne della sua collezione, dove il Settecento ritorna con grande, grande gusto. Io vado a fare vedere anche dall'altra parte dello studio. Saluto, ne approfitto, il professor, un dottore Antonio Di Bitonto. Sono stato da lei, ho dei ricordi bellissimi di quel viaggio in Puglia. Spero di tornare molto presto. Avevo dormito, pensate, di notte in una graziosissimo bed and breakfast, l'unico aperto di notte, arrivai alle 2 vicino alla cattedrale. E pensate alla gentilezza degli amici pugliesi, anche il professor Mario è di Matera originario, per cui vicino, che arrivato a Bitonto all'1 di notte, chiesi le indicazioni per un luogo dove andare a dormire, tutto era chiuso, incontrai per strada un signore che chiamò il figlio all'1:30 di notte e mi portarono in questo bed and breakfast, per cui l'accoglienza degli amici della Puglia, ma ugualmente della Sicilia, della Campania, della Calabria, della Sardegna è enorme e ineguagliabile,
e verremo molto presto. Oltretutto il professore, il dottor Antonio è un dottore e mai come questa sera, mai come in questi giorni, mai come in queste settimane, mai come in questi mesi, i dottori stanno tenendo insieme agli infermieri e tutto il personale paramedico in alto l'Italia. Noi abbiamo moltissimi collezionisti che sono medici, per cui un grande abbraccio e grazie per tutto quello che state facendo. Sono in conferma per l'amico Mario, perfetto, questi sono proprio due quadri per la sua collezione, gliele porto io e come sempre troveremo tutte le nostre accordi. Complimenti al professor Mario, che è, pensate, un luminare, viene molto spesso anche a Milano per dei congressi. Allora, io vado, allora li lascio giù di qui, così ci ritroviamo dall'altra parte, Paolo, per il Magnasco. Allora, stanno squillando tutte le linee. Allora, vado a salutare l'amico Francesco, un grande collezionista che sono sicuro che in questi giorni starà approfondendo la sua cultura in maniera vertiginosa. Lui ha una grande biblioteca e lì è facile andare a pescare le monografie. Allora, questo è un Magnasco assolutamente inedito e molto importante dal punto di vista cronologico nel percorso del maestro, che sappiamo partire da Genova. Abbiamo due collaborazioni su Mania, dillo perché è giusto anche gli amici per pochi secondi. Il primo è il professor Mario e poi abbiamo la seconda successiva. Agli amici di Cortona. Ah, ciao Sergio e Gabriella. Seconda, purtroppo i quadri sono uno, per cui... Allora, anche la Casa Bianca era a Reggio Emilia? Per cui, allora, vi dicevo, 1703, 1709, 10, io consiglio tutti di chiamare sul numero principale perché quello è, purtroppo non siamo in moltissimi e spesso se chiamate sul cellulare o mandate dei messaggi ancora meno si rischia di perdere la chiamata. Francesco, 1703, 1709, il dipinto degli Uffizi, Dario, rimettiamoli ed accostiamoli per cortesia perché ha tutta una serie di successioni molto ben chiarificatrici del periodo nel quale Magnasco è alla corte dei Medici ed osserva soprattutto le incisioni di Jacques Callot. Questo è quello degli Uffizi e guardate la qualità tra le due opere, è evidente, evidente l'analogia. La stessa figura, il centro che danza, la troviamo con le mani alzate e una gamba protesa in avanti, andiamo a vederla subito nel dipinto degli Uffizi e nel nostro. Vedete, questo è il fulcro della rappresentazione in entrambi le composizioni, che hanno anche la stessa ambientazione con delle figure in primo piano, con delle strutture in, vedete, in muro, in colonne, e questi colpi di luce che accendono e rendono vibrante l'atmosfera. Seguiamo, andiamo a vedere la figura che vedete in sospesa in piedi sullo sgabello, che parla al merlo. Quello è un topos che torna diverse volte nei quadri di Magnasco. Vedete, sono pennellate fluide, cariche di colore, avanti, e poi anche sulle pareti sono disseminati differenti oggetti. 8.000 euro, ha dei blu magnifici questo dipinto. E questo è il terzo personaggio che vediamo, quello con il berretto allungato, vedete? Poi anche questi neri all'interno, molto libero, veloce. Guardate queste pennellate. Qui poi si va verso il Magnasco sfrangiato che tutti conosciamo. Andiamo a vedere anche quello della galleria di Varsavia e quello di Stoccarda, per capire i riferimenti appunto e i paragoni. Vedete, qui tornano gli stessi blu. Bravo Paolo, sei collocato proprio dove volevo io. E guardate anche gli animali. Vedete i cagnolini, e torna nel nostro. Quella brocca sospesa in primo piano che torna ugualmente, eccole lì tutte e due, qui addirittura ne abbiamo due. Guardate, con il gatto che da dietro, pensate alla genialità di questo artista. Il gatto che osserva, così come fanno i gatti nascosti, la scena del ballo. E di qui abbiamo un cagnolino che assiste ugualmente, salutiamo Pluto, alla rappresentazione e al gioco di questi soldati che hanno lasciato le loro corazze. In molti dipinti di Magnasco tornano le corazze in ferro che diventano l'occasione per questi giochi di luce, per questi riflessi molto molto
eleganti. A 8.000 euro Dario, la richiesta economica per il nostro Alessandro Magnasco inedito da una collezione importante, proviene, è la prima volta che torna sul mercato dopo circa 70-80 anni fa. L'aveva acquisito il padre di questo collezionista, dal quale ho avuto modo, il piacere di appunto cogliere questa perla. Dimensione... Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori, le cortesie, le audaci imprese, io canto. Federico, la comunicazione artistica è un vero tormento, ma tu la renderai piacevole, gradevole, così. Signori, Arts Antiqua ad Artem, conduce Federico Bulgarini. Buonasera, allora benvenuti al Sipario. Questa sera moltissime chiamate, ci siamo dilungati, è arrivato molto molto tardi, ma spero siate ancora molti ad attenderlo, perché abbiamo un gioiello che se venisse eventualmente identificato anche l'affresco, la parete, questo è un bozzetto certamente preparatorio, chi questa sera confermerà l'opera farà letteralmente tombola. E allora io vado a svelare le tende, vado a presentarvi il dipinto del Sipario. E allora, benvenuti al Parnaso di Martin Knoller. Capolavoro, e torniamo in diretta, di Martin Knoller, pittore nato in Tirolo nel 1725, che diventa uno dei protagonisti del passaggio tra la pittura rococò e quella classicista in Italia nel Settecento, perché se nacque appunto in Austria nel 1725 e si formò dopo essere stato nella bottega del padre Franz ad Innsbruck presso Ignaz Pog, fu poi a bottega del grande Paul Troger, uno dei il maggior pittore rococò dell'Austria, che Knoller ebbe modo di incontrare a Salisburgo e a Vienna. Soggetto strepitosi, amici, siamo sul Parnaso, siamo di fronte ad Apollo, che vediamo con la cetra, circondato dalle muse. E qui abbiamo addirittura uno stemma, per cui questo è un bozzetto preparatorio per un dipinto di un grande casato. Dario, settimana prossima, visto che non avevate il dipinto qui in studio e non riuscivamo dalle fotografie a definire lo stemma, il blasone, quello è il blasone della committenza, sicuramente importantissima, vediamo la corona relativa al bozzetto che stiamo definendo e stiamo presentando questa sera. Il soggetto appunto è quello del Parnaso, dove Apollo è circondato dalle muse, e tra le varie incontriamo Talia, quella a sinistra, adesso qui ti faccio impazzire Paolo, per cui tu gira pure, ci sono Calliope, ci sono Clio, Utfrere, Urania, insomma tutte le muse, ci sono Pegaso, il cavallo alato, eccolo qua, insomma c'è tutto quello di più bello che un pittore a cavallo tra
il rococò e il neoclassicismo poteva presentare, perché Martin Noller arrivò in Italia ed entrò in Lombardia in rapporto al ministro plenipotenziario Firmian, potentissimo, era il governatore austriaco in Lombardia, con il quale si lega e per il quale realizzerà anche un affresco andato oggi perduto. Fu poi il soggiorno romano ad accrescere questa vocazione classicista, vedete, più misurato rispetto alle composizioni giovanili dove prevale il linguaggio rococò. Perché? Perché a Roma incontra Winckelmann, il cantore del neoclassicismo, la nobile e quieta grandezza degli antichi, entra nel circolo di Angelica Kaufmann, entrambi gli artisti, Winckelmann e Kaufmann, legati a Firmian, conosce Anton van Maron e appunto diventa uno dei primi maestri a leggere, ad interpretare questo nuovo linguaggio, che è quello del classicismo. E peculiare di Martin Noller è l'idea, vedete, di collocare nella composizione differenti gruppi di figure, e qui abbiamo bellissimi i vari personaggi, e al centro un po' più grande il protagonista, che in questo caso è questo magnifico Apollo. Allora, io manderei subito dalla regia i riferimenti, innanzitutto per mostrarvi i due Parnasi più importanti, che sono quelli di Raffaello, visto che questa sera lo abbiamo celebrato, del 1511, nelle stanze appunto vaticane, e quello di Mengs del 1761. Del resto è proprio da collocarsi in quegli anni l'arrivo di Noller a Roma. Questo è Raffaello, questa sera ne abbiamo parlato a lungo, avete confermato numerose opere, è miracolosamente sopravvissuto a questo ciclo raffaellesco, soltanto due opere, stiamo celebrando il cinquecentenario della morte questa sera, avvenuta tra il 6 e il 7 aprile del 1520. Foto successiva, quella dei Palazzi Vaticani, è quella di Mengs, che certamente dovette, guardate quanto qui diventano simili le composizioni, deve essere ben nota a Martin Noller, che entra proprio in quel circuito, e vedete lo stesso Mengs riprendere Raffaello, l'Apollo del Belvedere, la statuaria antica, prendere tutto i soggetti iconografici appunto del nostro Raffaello. Questo è il Martin Noller di Brera, ecco qui, vedete già una delle prerogative del maestro, che è quella della luce dorata, di questa concezione in un certo senso spazialmente ancora barocca verso l'infinito, ma dall'altro molto finito, guardate i gioielli, guardate la qualità, la vivacità della tavolozza cromatica. Signori, questo è un Martin Noller da non perdere per nulla al mondo, degno di un museo di storia dell'arte tra il 7 e l'Ottocento. Avanti, quello a sinistra è Brera, vi dicevo. Prossima immagine. Ecco, questo è invece un bozzetto preparatorio e qui cogliamo l'analogia con il nostro dipinto. Vedete, ha sempre queste bordature mistilinee, concave, convesse, le linee nelle quali poi si sostanzia l'immagine del protagonista, in questo caso il Cristo risorto, nel nostro è Apollo, circondato da gruppi di figure tra loro separate. E questa appunto è la grande composizione ad affresco, sempre di Martin Noller, che stiamo indicandovi. Ricordo che tra l'altro a Milano, non solo, come detto prima, per Firmian realizzò, questo è l'autoritratto di Brera, il palazzo del plenipotenziario, andato oggi distrutto, ma anche altri furono i suoi interventi nei grandi stabili della Milano del Settecento, Palazzo Litta col Congresso degli Dei, Palazzo Greppi con una serie di affreschi. Fu pittore impegnato a Palazzo Reale, dove dipinse l'aurora intempestiva. Guardate i tocchi, le pennellazioni, questo è un capolavoro, non perdiatelo, altrimenti poi lo presenteremo nelle grandi mostre. Guardate tutte le iconografie delle varie muse, che sono coloro che circondano. E questo è un quadro per l'amico Sergio e Gabriella che ci hanno chiamato poc'anzi. Questo è un quadro magnifico di uno dei pittori più importanti
è a cavallo tra barocco e neoclassicismo, soggetto strepitoso perché si celebra la bellezza appunto del dio Apollo circondato dalle muse. Vi do anche la misura con cornice, vedo che continuano a chiamare i nostri telespettatori. Allora, 116 la base per 68, 116 per 68, 116 per 68 con la cornice, freschezza, varietà che può essere vinta soprattutto nei panneggi svolazzanti, luminosi. E poi vi dicevo, questi gruppi di figure in quella principale, più grande, con una posizione di rilievo all'interno della sapiente coreutica della composizione che poi colloca le muse tutte individuate nelle loro peculiarità, nelle loro, con i loro attributi, vedete le maschere, gli strumenti musicali, insomma, coloro che accompagnavano Apollo, le ancelle del dio, le figlie di Zeus e di Mnemosine, queste erano le giovani e bellissime nove sorelle nate ai piedi dell'Olimpo, ma che preferivano risiedere appunto sul Parnaso, dedicandosi alla danza, alla musica e al canto in onore di Apollo. Allora, siamo in diretta, telespettatori, è la novità, è un quadro da museo. Vi ho fatto vedere i bozzetti. Qualora si riuscisse ad individuare, pensate, l'affresco potrebbe essere distrutto, molti sono andati perduti, quelli per il palazzo Firmian del plenipotenziario sono perduti, davvero diventerebbe un tassello fondamentale per la riscrittura della parabola di questo grande artista venuto dall'Austria, dove ancora il suo linguaggio era di carattere rococò, e formatosi poi in Italia, a Roma, secondo i nuovi stilemi neoclassici. Martin Noller, Dario, rimettiamo la musica, così i nostri amici lo possono godere nella sua bellezza, nel suo splendore. Dipinto magnifico, il Parnaso di Martin Noller, un bozzetto probabilmente per un affresco, lo si evince da questa struttura, la vedete, immaginatevelo da sotto in su in un grande palazzo, come furono gli affreschi di Noller per il Palazzo Reale di Milano, dove lavorò anche a Piani, dove appunto per governatore d'Austria i maestri più importanti avevano realizzato le opere oggi perdute, come quelle di Appiani, con i fasti di Napoleone. Signori, è un capolavoro di questo maestro, addirittura vedete, abbiamo lo stemma gentilizio, questo è un elemento fondamentale che ci potrebbe dire con chiarezza la committenza, perché vedete ha un blasone con una sorta di aquila, una corona, degli altri insegne, un leone rampante. E questo è un quadro da studiosi, guardate Pegaso appoggiato sul monte da dove scende l'acqua, Mercurio e poi le varie muse dalla letteratura, l'astrologia con le stelle e la commedia. Questo, signori, è un quadro da museo. Signori, è da confermare, non perdetelo per nulla.
perché guardate che io tra l'altro sono studioso, la mia tesi di specializzazione è su Carlo Maria Giudici, un pittore proto-neoclassico proprio operativo in questi anni, mamma mia Dario, è un capolavoro, lo deve, quando lo vede vedrà che non lo perde, è un quadro... perdere questo quadro vuol dire perdere un gioiello. Siamo in diretta, attenzione, tutte le linee stanno suonando, signori, soggetto strepitoso, 116 per 68 è la misura, Paolo, perché quando andiamo, allora mi metto qui vicino così facciamo vedere proprio anche il riferimento. Dario, rimandiamo dalla regia i riferimenti, l'autoritratto di Brera, fu il maestro amato dal plenipotenziario in Lombardia, qui non sbagliate, qui state facendo tombola questa sera, siamo veramente, abbiamo confermato metà parete, per cui insomma ci ormai conoscete la, conoscete la nostra filosofia, è inedito, per la prima volta presentato, 50x98, suonano anche gli altri telefoni, io l'ho consigliato ai nostri più cari telespettatori. È in conferma, va bene, non poteva che essere in conferma, complimenti, quando si presentano dei capolavori del genere è bello che stiano sul mercato solo pochi minuti, io non so chi l'abbia confermato ma ha fatto bingo, ha fatto tombola, complimenti, bravissimo, grazie anche al professor Giovanni, un altro dottore, un caro amico che ci sta seguendo e ci ha chiamato prima per complimentarsi con noi. A questo punto Grevenberg e poi Dario con i fiamminghi, siamo in ritardo di un'ora sulla tabella di marcia, ma è questo che amiamo, a 7.500 euro, l'opera di Giovanni Grevenberg, detto il Solfarolo, pubblicata nell'ultima monografia dell'artista, eccolo qua, lo vedete bene? Pittore eccezionale, perché è uno dei pochissimi ad interpretare le fiamme, ecco perché è detto solfarolo, solfo dal fuoco, guardate questo rudere in fiamme, queste figurette che sono un topos della pittura di Grevenberg. Dalla regia possiamo mandare anche le immagini che assistono allo spettacolo naturale, a questa immagine infuocata, non può mancare l'orrido con l'acqua, in un gusto quasi preromantico, in un gusto che colloca tra l'altro l'artista in quella cerchia di pittori come Salvator Rosa, come alcuni francesi specializzati in queste scene. Riprende la formazione naturalmente nordica, Bruegel, Brice, Aftervan, e poi a Roma, perché un pittore che viene in Italia e si colloca tra Roma e Milano, osserva Claude Lorrain, i francesi, la luce dorata dallo sfondo, ma più di tutti appunto sono Salvator Rosa e anche Gaspard Duguay a influenzare la sua maniera nordica in un nuovo linguaggio, infuocato, forte, potente, opera pubblicata sulla monografia, avanti Dario con le altre immagini, grazie, e poi questo è capolavoro perché vedete, e qui lo vedete confermato dalla regia, abbiamo per i riferimenti, ecco questo è un altro, l'abbiamo fatto vedere, Grevenberg, dove tornano, vedete gli stessi caratteristici elementi. Dario, torna indietro un secondo gentilmente con il primo incendio, ecco qua, vedete il sostanziarsi delle fiamme, il vibrare su questi edifici, le persone che stanno lentamente fuggendo dinanzi a questa tragedia. Sembra un episodio storico, sembra il sacco di Roma del 1527, l'arrivo dei Lanzichenecchi, una città che brucia e che viene drammaticamente in una notte infuocata lasciata dagli abitanti che con i loro pochi averi lentamente assistono a questa straordinaria forza distruttiva del fuoco. Il Solfarolo a 7.500 euro, pubblicato, avanti con le altre immagini che sono quelle dei musei di Beaux-Arts di Besançon, pensate già al Louvre, ecco, è un pittore quando non è così infuocato, anche di marina, avanti dai toni argentati.
Ecco sempre, ecco, questi sono i ricordi di Lorrain, li vedete nei grandi porti del pittore. È collezionato dai grandi amatori d'arte del Seicento, dai Borromeo a Milano, al principe Antonio Trivulzio, ricordato anche nel 72 nella Galleria di Casa Mazenta, nel 74 dal canonico pittore Flaminio Pasqualini. Sono molti i suoi dipinti di grandi collezioni. E pensate, abbiamo forse anche il documento dell'Accademia di San Luca che il professor Dassi che ha realizzato, eccolo qua, la monografia, ha ritrovato interessantissime le firme dei maestri che si ritrovavano a Milano, fondatori, il 7 settembre del 1687 della Accademia di San Luca a Milano. Signori, questa è Ars Antiqua, questa è la storia dell'arte, questo è l'amore che abbiamo per le nostre opere che ricerchiamo e abbiamo il piacere di condividere con voi. Io a questo punto manderei la musica dei Fiamminghi, quindi Paolo ondeggia un po' su queste due opere e accoglierei il nostro dottor Picco per la presentazione delle opere numero 14, numero 15, ma possiamo anche legare naturalmente la numero 13, il Grevenberg, che vi ho presentato poc'anzi. E poi vedo anche l'ingresso di una nuova magnifica opera, laccata. Abbiamo anche la chiave, mettiamo qua, che presenterà il nostro architetto, per cui la lasciamo qua. Dario, la musica, i Fiamminghi, complimenti a tutti coloro che stanno confermando, l'amico del Sipario, il professor Mario, il professor Antonio da Vito. Dario, a lei. Bene, benvenuti in questa puntata. Abbiamo stata una puntata veramente intensa questa, quindi ringraziamo per le numerose conferme, i numerosi amici che ci hanno chiamato. Abbiamo fatto un po' tardi sulla tabella di marcia, però insomma, l'importante è che sia stata una puntata così, sempre interessante, come sempre, densa di confermi, di chiamate e di interesse. Quindi farei alcuni saluti, saluto il mio amico Gino, dalla Toscana, da Udine, scusate, dalla Toscana il notaio Fabrizio, insomma tutti gli amici che ci seguono, Riccardo qui da Milano, insomma un saluto a tutti. Quindi siamo venuti, insomma, la nostra, ormai si può chiamare quasi una rubrica, la rubrica del Fiammingo. Abbiamo tre grandi opere alle mie spalle, una grande scena di interno. Stiamo parlando di Dirk Elm Brecher, 1633, nato ad Haarlem e morto a Roma nel 1696, grande pittore di interni olandesi. Ecco, io vorrei fare una premessa su quella che è la pittura di genere, le scene di osterie, le scene di interno. In quanto, come mai nasce un genere così? Ecco, io forse, prendi pure tutte e tre le opere. Come mai nasce la pittura di genere d'interno nelle Fiandre? Ebbene, c'è una compagine storica particolare nel cavallo tra 5 e 600, in quanto le Province Unite dei Paesi Bassi decidono di dividersi, insomma, Filippo II, sovrano conservatore, fervente cattolico, attua una sorta di repressione anche nel mondo dell'arte,
Quindi queste province alla fine decidono, tramite poi l'unione di Utrecht del 1579, decidono di separarsi. Quindi le province del sud rimangono fedeli al sovrano cattolico, mentre le province del nord diventano protestanti, più liberali. E la classe borghese che domina, la classe nascente, la classe dei mercanti. Questo comporta ovviamente anche una rivalutazione di interesse e di soggetto anche sul piano artistico, ovvero la classe mercantile, quella borghese, non vedendosi anche rappresentata nelle grandi pale d'altare, solo d'appannaggio dei grandi nobili, nelle donazioni, come i donatori nelle pale di Van Eyck, ad esempio, scelgono un'altra tipologia di soggetto, che è quella della vita, ovvero nel 600 la tensione al vero diventa dominante nell'area nord delle Fiandre. Viene rappresentata la classe media, la classe borghese, vengono rappresentate scene quotidiane di tutti i giorni, quindi le taverne, scene d'interno, scene di festa come quella alle mie spalle. Ricordiamo che in questo periodo, dal punto di vista scientifico, nasce, c'è interesse per la cartografia. Cartografia nelle scienze, interesse al vero nell'arte. Quindi due modi che vanno di pari passo nell'affermazione appunto della scienza dell'uomo, nell'affermazione della resa anche tramite le opere d'arte. Ecco, adesso veniamo ad un momento cruciale in cui i fiamminghi vengono in Italia, vengono a Roma e importano anche in Italia questo modo di rappresentare. Elmbrecher viene a Roma, dove si stabilirà e concluderà lì la sua carriera, creando una commissione tra quella che era l'arte fiamminga, quindi più cupa, e l'arte italiana, che era più luminosa. Crea appunto una fusione tra i due generi, che vediamo alle nostre spalle. Ecco, sempre fedele ovviamente a quelli che sono i colori nordici, quindi ai colori delle terre, dei bruni, i bruni van Dyck, le terre d'ombra bruciate, le terre di Siena, questi interni più scuri illuminati da finestre, come farà poi anche Vermeer. Ecco, quindi nel 1654 Elmbrecher arriva a Roma e incontra subito un grande successo, tanto da aggiudicarsi poi la realizzazione di numerose pale d'altare. Mi ricordo ad esempio quella della Chiesa dei Gesuiti a Roma, o lavora anche per il cardinale dei Colonna. Ecco, quindi insomma un artista che già al suo tempo fece una grandissima fortuna. Ma notiamo anche alcuni, benché la grafia sia tipicamente fiamminga, notiamo anche alcuni punti d'incontro con quella che è l'arte italiana del periodo e artisti che lo stesso Elmbrecher aveva potuto vedere a Roma. Faccio riferimento questa puntata anche ad un'altra opera che è presente, che abbiamo messo volutamente per creare questo legame, ed è il ritratto di bambina di Amorosi. Ecco, sicuramente l'Elmbrecher, coevo di Amorosi, aveva visto le sue opere, la rappresentazione giocosa dei bambini, degli animali, e così possiamo notare questa sua influenza anche nelle sue tele. Vediamo qui una scena di gioco di due bambini, i bambini e il cane. Vediamo il cane presente in questa parte, ma mantiene, nonostante queste sue chiare influenze italiane, ricorrenti dal 1654 in avanti, anche quella che è l'aneddotica fiamminga. Ecco, vediamo ad esempio come si struttura il quadro. Mantiene una struttura che è quella diagonale. Diagonale non di impostazione, ma diagonale dal punto di vista di interesse. Ovvero la rappresentazione si legge da questa parte, dove alcune donne stanno cucinando sul fuoco attraverso una padella dal lungomanico. Vi sono delle ceste ricolme di castagne, le brocche, pentoloni di rame.
lo sguardo è rivolto della signora sul dietro, è rivolto da un'altra parte, verso la porta. Vi sono poi nella zona centrale la tipica scena d'osteria con le brocche, il pane, il coltello sul tavolo, che era anche un espediente per rendere la tridimensionalità e la profondità dell'opera. Il tipico coltello messo di lato. Cosa fanno? Discorrono fra di loro, mentre uno alza il bicchiere, stupito, con tono scherzoso, con lo sguardo rivolto verso la porta. Ecco la diagonale che sta nascendo, sta crescendo, e porta alla scena principale, che non è al centro, bensì al lato dell'opera. Questi due personaggi, con gli occhiali, quindi vestiti anche in modo scherzoso, entrano dalla porta suonando degli strumenti musicali. Chissà, potrebbero essere dei suonatori, degli ambulanti, dei cantastorie o semplicemente degli amici vestiti. Erano tipiche dell'Handbreaker queste scene dal carattere un po' scherzoso, ironico, però giocato non su quell'ironia seria, simbolista, tipica di chi era rimasto nelle Fiandre, ma è giocato su quell'ironia poi appresa in Italia. Figuriamoci a Roma in quel periodo, che era proprio l'epoca delle taverne, l'epoca dei tafferugli, l'epoca dei grandi cardinali e di una classe borghese e povera che si divertiva per le vie di Roma. Abbiamo numerosi spaccati della vita quotidiana negli scritti dell'epoca, nelle testimonianze. Vediamo poi un brano di natura morta in questo angolo, con le tipiche brocche di metallo su cui colpi di biacca bianca rendono la luce, gli stracci, le stoviglie e le damigiane di vino con la superficie intrecciata di vimini tipiche del periodo, ma che poi si poterranno poi ancora per tutto il 700 e 800 in tutte le opere. Intanto sul retro una credenza vede appese delle stoviglie di rame. Ecco, l'Handbreaker era conosciuto per questa tipologia di scena. Possiamo mandare anche a sostegno di questa attribuzione alcune immagini dalla regia che fanno vedere alcune opere dell'Handbreaker, che tra l'altro è artista musealizzato. Ecco, il quadro si vede un po', Paolino, si vedono un po' di riflessi di luce, ecco, questo dipende un po', è difficile anche da spostare, ma riflette leggermente la luce. Ecco, proviamo, grazie Paolino, hai ragione, poi mandiamo dalla regia i confronti, forse si vede. Architetto, basta inclinarlo un po', ecco, chiedo un aiuto all'architetto. Ecco, intanto se volete mandare dalla regia i riferimenti, ecco, se vuole dirmi Federico anche da dove arrivano, non arrivando a leggere. Si tratta di una scena di mercato, del mercato internazionale. Ecco, scena di mercato internazionale. Sempre dal mercato internazionale il saltarello. Ecco, vedete anche i titoli. Andiamo pure avanti, vedete poi, ecco, guardate anche qui, la grafia, i personaggi, il tono scherzoso dei balli paesani, delle feste. Se ne abbiamo ancora, possiamo andare avanti. Basta, abbiamo finito. Ecco, abbiamo finito. Ecco. Avete notato anche, specialmente in quello precedente, ecco, se vuole ritornare un secondo al confronto precedente, ecco, guardate i volti dei personaggi, i colori utilizzati e i panneggi realizzati con tocchi di pennello, e sono molto simili a quelli, ecco, sono delle discriminanti, tra l'altro, che per leggere i dipinti e vedere appunto le similitudini, grazie, torniamo pure in regia, discriminanti che tra l'altro erano state anche un metodo di indagine proprio di uno dei principali storici dell'arte, uno degli iniziatori della storia dell'arte dell'epoca, che era Baldinucci, Filippo Baldinucci, il quale scrisse anche molto riguardo dell'Handbreaker, lo lodò particolarmente per i suoi quadri visti anche nelle collezioni romane dell'epoca,
Quindi, per dirvi, ecco, se uno come il Baldinucci, che tra l'altro è stato anche colui che ha anche scritto molto sui vari fiamminghi, su Antonello da Messina, abbiamo alcuni suoi studi pieni di bozzetti e riconoscimenti anche delle opere. Ecco, D'Antonello da Messina a Dirk Enbrecker, voglio dire, quando il Baldinucci parla di un artista, ecco, questi sono i grandi artisti rimasti nelle memorie. E Enbrecker è stato sicuramente una delle pietre miliari della scena di genere, non solo in Olanda, ma anche in Italia, a Roma. Ecco. Adesso chiediamo il Francesco, il prezzo di quest'opera, che tra l'altro 6.000 euro per un'opera, le misure 95x134 la tela, super prezzo, 122x160 con la cornice, qualcosa che non funziona nelle misure, quindi rimisuriamolo, prezzo incredibile, autore dei più conosciuti. Ecco, 93 circa l'altezza, passo, evito di passare davanti, 93x130, aggiungete poi i bordi della cornice che sono di 12 centimetri, giusto? Ho calcolato male io, un colpo d'occhio infallibile direi, quindi giusto, 122x160 con la cornice a 6.000 euro. Grande artista, guardate specialmente in riferimento ai collezionisti che amano le scene d'interno, che amano la pittura fiamminga. Ecco, questo è un fiammingo sui generis, un fiammingo che è stato tra i primi importatori in Italia di quella pittura di genere d'interni, che poi ha avuto un largo successo, che è stata testimone di un cambiamento epocale, non solo a livello religioso, ma a livello culturale nell'Olanda del periodo, che poi si è riflettuto ovviamente anche in Italia. Pensate, la pittura protestante dell'epoca viene a condizionare la pittura in Italia, sede ovviamente del Vaticano, fortemente radicata nelle radici cattoliche. Pittore veramente interessante. 6.000 euro per una tela del genere è una delle offerte proprio di questa sera. I telefoni devono squillare. 6.000 euro per questa opera. Dirk Enbrecker, attribuito 1633 Harlem, 1699 Roma. Tra l'altro, la provenienza dell'opera, l'opera arriva da Parigi, che è un ulteriore elemento a comprova dell'attribuzione, in quanto è stato per lungo tempo, per circa 3 anni, nella capitale francese, collaborando con Frédéric de Moucheron, grande artista di cui parleremo poi anche in un'altra puntata, abbiamo alcune opere. Per cui, attribuzione sicuramente comprovata, 6.000 euro, Dirk Enbrecker, scena d'interno. Paolino, andiamo a vedere il numero 14, due scene d'interno di Jean-Baptiste Lambrecht. L'abbiamo già incontrato questo artista, nato ad Anversa nel 1680, attivo fino al 1731, dopodiché si perdono, i documenti non registrano più la sua presenza, quindi è rimasto, si suppone, attivo fino a quell'epoca, presumibilmente che combacia anche con la data di morte dell'artista, artista che vede nella borghesia dell'epoca uno dei motivi per ampliare la sua bottega, avrà più di una bottega ad Anversa, dopo un viaggio a Lille. Le sue opere erano richiestissime, rimasto precocemente orfano, vede la sua attività formarsi riferimenti sotto la guida del fratello Jérôme, ecco, che inizia la sua formazione, entrerà poi poco dopo nella Gilda di San Luca e inizierà poi la sua produzione richiestissima, tanto che oggi le sue opere, come vedremo tra poco dai riferimenti, si trovano anche all'Ermitage, agli Uffizi e in numerosissimi altri musei. Sono opere su tavola. Vi do anche le dimensioni, 27,5 x 22,5
solo la tavola, e poi andiamo poi a leggere nel dettaglio queste opere. Allora, giusto per farvi vedere quella che è l'attribuzione, ecco, se abbiamo già alcune scene dalla regia. No, sbagliato. No, questo è riferimento all'Helm Breaker. Inizio a farvi vedere, se vogliamo tornare in studio, mentre le cercate. Allora, vediamo alcuni dettagli che vi faremo poi vedere anche dalle immagini. Soffermatevi su quella che è lo sguardo. Allora, il cencio che pende dal tavolo. Le tazze. Sicuramente ceramica di Delft, che era uno dei grandi centri fiamminghi anche di produzione artistica. La donna sul retro. Ecco, adesso rimaniamo fermi un secondo lì. Ecco, allora, Paolino, scendi pure sulla tavola sotto, in quanto il confronto è più calzante. Allora, vediamo quest'opera, che dove è conservata, Federico? Questa era sul mercato internazionale. Mercato internazionale, opera tra l'altro battute da Christie's, Sotheby's. Allora, guardate la signora di spalle sul retro. Onnipresente nelle scene, sia in quella sotto sia in quella sopra, in tutte e due le scene che noi abbiamo, questa donna è presente ed è presente anche nell'altro dipinto passato sul mercato antiquario. La ceramica sul tavolo è la stessa delle nostre, ceramica di Delft, che erano quelle più comuni all'epoca, si vede poi anche nel dipinto superiore, Paolino scusami ti faccio risalire sopra e fai vedere la tazza che tiene in mano la donna, tazze di tè o cioccolata calda, o anche quelle, ecco bravo Paolino, quelle che si vedono all'angolo, e poi il personaggio, la fisionomia del personaggio centrale, ecco, che è sempre lo stesso. Vediamo il prossimo confronto. Ecco, dalla regia poi. Ecco, vedete le fisionomie tipiche. Ecco, questa è un'altra scena d'interno, di nuovo le stesse, guardate il bicchiere, la rappresentazione del bicchiere, che tra l'altro sembra una cosa impossibile, difficile da fare, i bicchieri come erano fatti? Ovviamente veniva fatta totalmente l'immagine di fondo e veniva aggiunto per ultimo con del bianco diluito nel colore d'olio, quindi molto colore d'olio da renderlo quasi trasparente, e venivano fatti i contorni bianchi del bicchiere, che ovviamente faceva trasparire quello che era stato dipinto sotto, rendendolo molto realistico. Ecco, questa altra scena, ecco, qualche problema dalla regia, vedo nel mandare le opere. Ecco, ecco, fermi qui, ecco, vedete nuovamente, bravo Paolino, che hai già capito tutto, le stoviglie e la brocca mantenuta nella stessa posizione, stessa ceramica, lo stesso piatto, la brocca sul tavolo, il pavimento e poi quel cencio che costantemente pende dal tavolo, quasi una firma di Jan Baptist Lambrecht. Ecco, grazie, siamo ritornati. Guardate poi le fisionomie. Quando vi parlavo, ecco, sono fisionomie molto realistiche, sebbene poi assumano aspetti talvolta caricaturali, in quanto presenti più o meno nelle stesse opere. Ed è bello vedere come nell'arte fiamminga spesso vengono... Ecco, qua abbiamo un'altra opera, dove personaggi, ecco, in questo caso con foggia diversa, mantengono comunque la stessa posizione, la stessa postura. Vediamo anche come Lambrecht dipingeva ritratti appartenenti a varie classi sociali. L'ultimo che abbiamo fatto vedere ovviamente era un personaggio probabilmente appartenente alla ricca borghesia mercantile, con queste parrucche, con questi abiti più sontuosi, mentre quelli nelle nostre due tavole sono personaggi appartenenti a una media borghesia. Quindi, quando ho parlato di attenzione al vero dell'arte fiamminga, che si accompagna poi anche nelle scienze con quell'attenzione alla cartografia che nasce in questo periodo, comunemente anche a questo cambio di rotta avuto nell'arte grazie all'instaurazione della religione protestante rispetto a quella più conservatrice cattolica, ecco, questo è il riferimento che si riflette anche in questo grande artista. Diverse classi sociali realisticamente rappresentate nelle sue opere, riconoscibilissime. Ecco, fermati, guardate gli occhi
della donna. Questo leggero tocco di blu che si vede. Poi la tipologia di pittura è fatta quello che io definisco, che non sempre così per i fiamminghi, ma a punta di pennello. Sono tutte sottili, tutte piccole linee che compongono, bravo Paolino, i lineamenti, le fisionomie e anche i vestiti. Ecco, queste sono due tavole che dovete vedere dal vero, dal vivo. La presenza anche di un leggero craquelé lungo tutta la tavola è piacevolissima. Ma sono opere che si devono vedere dal vivo, le ombreggiature, la tridimensionalità, lo spazio di fondo, la lettura che continua anche nelle posizioni di fondo. Tra l'altro è inusuale anche vedere l'andamento trasversale delle assi di legno che compongono il pavimento, che solitamente siamo abituati a vederli da sinistra che vanno verso destra. Ecco, questo è... fateci caso, nell'arte fiamminga solitamente vedete questo, invece questo probabilmente era un pittore mancino. Il bello della lettura dell'opera d'arte, ecco, vedere, sono tutti elementi che portano poi a distinguere di più, si può parlare di ore di un'opera d'arte, ecco, questo man mano che vai avanti, man mano che entri dentro il quadro ci sono ulteriori dettagli. Comunque sia, quello che non sfugge all'attenzione è la capacità di questo pittore di rappresentare poi nel dettaglio tutte le stoviglie. Le tavole, pensate, erano preparate in due modi diversi, si lisciava la tavola, poi vi erano due modi di procedere, o si metteva una piccola tela, la teletta, appoggiata alla tavola con colla di coniglio e poi gessata, questo per prevenire le spaccature future, oppure si gessava direttamente la tavola con più mani fino a renderla veramente lucida, bianca, e poi si procedeva. Ecco, questa è pittura fatta direttamente su tavola. Poi il piccolo formato, che era quello più richiesto dalla borghesia del tempo, evitava anche spaccature o altri problemi che solitamente si hanno con le tavole più grandi. 4.500 euro sono 2.000. 4.500 sono 2.250 euro a tavola, dove trovate due tavole attribuite con un nome riconoscibilissime a questo prezzo. Ecco, il nostro angolo fiammingo di questa sera ha nomi certi e nomi sicuri, ed è anche la bellezza di quest'arte. Ecco, guardate, poi dopo, come sempre dico, guardateli, ordinateli, prenotateli, guardateli da vicino. Ecco, io vi ringrazio, stringiamo un po' i tempi in questa puntata che insomma siamo arrivati un po' al limite, abbiamo ancora numerose richieste, per cui chiedo al direttore di rientrare in scena, andiamo a prenderlo, e grazie ancora per le numerose conferme. Comunque siamo dietro i telefoni per qualsiasi interesse, 6.000 euro per la grande scena d'interno di Helmbrecher, 4.500 per le due tavole di Lambrecht. Ecco, veniamo, ringraziamo nuovamente per la conferma del sipario, grande puntata, andiamo a prendere il direttore al numero 1, farei adesso partire una musica in onda. Ecco, è un po' la nostra abitudine questa di lasciarvi vedere le opere, lasciarvi immaginare anche nel silenzio, con un accompagnamento musicale che solitamente sottende a quello che è dipinto. Io vi ringrazio e ci vediamo la prossima domenica. Bentornati amiche ed amici, una grande trasmissione, complimenti Dario che ci ha portato nella grande pittura del secolo d'oro della pittura fiamminga con
le opere poc'anzi presentate. Complimenti all'amico di Roma che ha confermato, sempre di ottimo gusto, ottima anche l'acquisizione di quel bozzetto. Salutiamo gli amici di Milano, tra poco ci collegheremo con Riccardo. Salutiamo una collezionista di pittura religiosa che è arrivata ora davanti al teleschermo, la signora Aline, buonasera. Per lei quattro opere, non ne abbiamo ancora parlate, guardi, l'abbiamo aspettata questa sera, lei sì che ci segue da sempre. Allora, la prima a 5.000 euro è la Madonna con Bambino e San Giovannino, la dolcezza di questo abbraccio tra Maria Vergine, il Bambin Gesù e il cuginetto che vedete appare in una inconsueta posa a baciare il piede del Redentore con la canna dove si reca la scritta incisa Ecce Agnus Dei, ecco il figlio di Dio. Siamo in ambito lombardo, la famiglia è quella dei fratelli Carlo Francesco e Giuseppe Nuvolone, che sanno distillare in un poetico linguaggio barocco, da un lato le esperienze dei maestri della prima generazione, Cerano, Morazzone, Cairo, Crespi, della pittura lombarda, con le innovazioni soprattutto del classicismo bolognese. Giuseppe, sempre monumentale, più disegnativo, Carlo Francesco, più vaporoso, sono i rappresentanti di questa corrente di moda a metà del Seicento, quando il vento dello stile barocco appunto era giunto negli affreschi che realizzano per i Sacri Monti di Varallo, per gli affreschi nelle grandi chiese di Milano, di Bergamo, di Brescia, di Cremona, di tutta la Lombardia. 5.000 euro, mandiamo dalla regia i riferimenti alle fisionomie così ben marcate di questa Vergine, dai sopracciglia allungate, dal viso molto dolce nell'atto di osservare la sacra composizione. Per cui dalla regia i riferimenti dei Nuvolone, grazie. Do anche le misure della nostra tela con cornice, è arrivata anche una bella cornice, solo quella vale 1.500-2.000 euro. Allora, la misura è dei 92 alla base per 118. 92 per 118, signora, la può mettere come capoletto, la può mettere come immagine da salotto perché è molto dolce. Poi guardi che belli questi tocchi d'oro nel tessuto del cuscino e questi violetti color prugna. Dalla regia, grazie. Intanto abbiamo anche i riferimenti, che sono, vedete, quelli di questa Madonna con Bambino di Nuvolone, il volto tipico di Giuseppe, di queste vergini, sempre su fondi piuttosto monocromi, indefiniti, il nasetto allungato, insomma abbiamo delle ben precise connotazioni stilistiche. A 5.000 euro, e qui ritorna il gruppo piramidale del nostro Nuvolone. Guardate, e mi fermo qui, questo fascio di luce, la luce nella pittura del Seicento da Caravaggio in poi è spesso simbolica, ne abbiamo parlato questa sera ripercorrendo addirittura gli espedienti e i modelli raffaelleschi di inizio secolo. E poi un'altra perla da collezionista puro, questo bozzetto raffigurante il perdono di Francesco. Qui siamo con il maestro Barocci, maestro marchigiano che dalle Marche si spostò a Roma, osservò la grande lezione raffaellesca e seppe trarne spunto per delle immagini così ben collocabili all'interno dell'ambito culturale della Controriforma. Questo deriva, questo modelletto, da quello realizzato proprio da Federico Barocci alla Galleria Nazionale delle Marche, dove in sostituzione di San Nicola, che appare invece nella nostra composizione, queste vedete sono le tre sfere che San Nicola aveva portato a quelle fanciulle come dote che il padre avrebbe dato invece ad altro destino mondano, terreno, peccaminoso, e che San Nicola, portando queste tre pale ricche di oro, appunto salvò portandole come dote per queste spose. È un gioiellino, guardino tutti i cherubini, gli angeli di questa composizione che si strutturano in senso a spirale. Salutiamo la signora Bianca Maria. Salutiamo la signora Bianca Maria da Bologna, grande collezionista di nature morte. Abbiamo i riferimenti anche del Barocci, pure no? Gabriele, Valeria e Bianca Maria. Gabriele e Valeria, un abbraccio. Bianca Maria che ci seguono da Bologna. Allora, questo è un gioiellino a 3.800 euro.
vedete anche la struttura centinata che appunto si rifà ai modelli di Barocci. E poi per proseguire il numero 1 e il numero 2, concludiamo, signora Aline, la parete dedicata a lei, eccoci qua. Sì? Perfetto, avanti. Questo è un riferimento a me non noto, ma eccoci qui, questo invece è noto. Scusami Paolo, torniamo un attimo di là, così facciamo vedere il modello di Barocci della Galleria Nazionale delle Marche e il nostro, probabilmente realizzato dal Vitali, che fu suo collaboratore, Alessandro Vitali, 1580-1640, questa è un'incisione sempre che documenta, vedete, è molto interessante il dipinto e poi il linguaggio magnifico di Barocci, che sappiamo abile nel naturalismo della rappresentazione che religiosa, che diviene poi un bello ideale all'interno dell'Epifania del Divino, per cui un linguaggio magnifico. Salutiamo anche Barbara e Adriano da Modena che ci stanno seguendo. Poi al numero 2 invece l'Adorazione dei Magi, abbiamo iniziato questa sera con Nicola che ha confermato l'annuncio ai pastori. Io ho il piacere di mostrarvi invece ora l'arrivo dei Magi, questo corteo regale di fronte alla Madonna inchinata a osservare la scena del Redentore che mette la mano su questo re che proviene appunto da lontano portando incenso, mirra e oro, i regali appunto per il bambino Gesù. Il numero 2, la richiesta economica per le prime due opere che stiamo presentarvi e che abbiamo il piacere di presentarvi. Antonio, carissimo, allora sono il numero 2. Allora, scusate, un attimo, perché abbiamo venduto un sacco di opere, per cui diventa difficile ritrovare. Allora, il ritorno dalla fuga in Egitto è il numero 1, a 3.400 euro, andiamo a vederlo. Il numero 2? L'Adorazione dei Magi. Sì, è la richiesta. Allora, numero 1, 3.008, siamo nel 600, con il Padre Eterno e Spirito Santo, il Bambino Gesù, Giuseppe e Maria. Bella anche la struttura, guardate questa immagine del paesaggio sullo sfondo che ricorda tanto le costiere dell'Italia centrale, le coste a 68x53, la dolcezza di Maria, San Giuseppe con il giglio, vedete che fiorì proprio per identificare colui che sarebbe andato in sposa di Maria. E invece a 3 e 4 l'adorazione al numero 2, scuola genovese del 600. Saluto Antonio, un caro abbraccio. Siamo vicini, un grande stilista italiano, bello vedere crescere la tua collezione, anche tu come Nicola sei molto giovane, ci fa piacere percorrere insieme il mondo della bellezza. L'ho detto in questi giorni che siete a casa, immergervi anche nei libri d'arte, Paolo, passare all'arte costituisce un viaggio di emozioni. Un viaggio di razionalità nello studio appunto di questa disciplina. Non servono i libri, basta entrare in internet, sono magnifiche conferenze. Non vedo l'ora domani di tornare a casa e ogni giorno dedicarmi a nuovi capitoli. Questa settimana studierò Le Battaglie e i Capricci e anche un po' di filosofia, visto che c'è molto tempo, mio vecchio amore. Vado a concludere nell'attesa di accogliere il nostro architetto, ormai manca davvero poco, con il dipinto di scuola romana del primo Settecento, fine 6, inizio Settecento. Ecco tornare il San Giuseppe che abbiamo visto prima, ecco tornare il Giglio con questo putto che ci osserva, quasi invitandoci all'osservazione del tema sacro, e qui il contesto è quello di Francesco Trevisani, e Maria, una giovane Vergine Maria, con tutta la sua dolcezza che evidenzia dalla mano portata al cuore, il capo inchinato sul testo sacro, dove la luce riflette. E lo sguardo di Giuseppe, immerso in una silente e meditativa comunicazione con il Padre Eterno, seguito dal Bambino Gesù, che vedete con il gesto delle mani aperte, sembra accogliere il volere divino. Queste teste di cherubini e questo angelo che, essendo a Roma, poggia le sue mani su dei ruderi architettonici, poco lo si vedono, ma credetemi, esistono, conclude questa rappresentazione a 6.000 euro. E poi abbiamo anche la scuola bolognese con il matrimonio mistico di Santa Caterina, anche in questo caso un quadro molto dolce, il filone quello del classicismo bolognese,
ancora compaiono gli angeli, queste creature tra il cielo e la terra che accompagnano una delle scene, uno dei matrimoni religiosi più belli, che sono appunto quelli relativi alla iconografia di Santa Caterina. Il prezzo invece del dipinto numero 11 è di 3.800 euro. Ecco qua la giovane regina che venne mandata al martirio. Ne avete confermata una bellissima la settimana scorsa nel sipario che andrà a Roma. Eccola qua, incoronata con l'anello mistico. La luce riflette sulla sua corona. Era una regina appunto dell'Egitto che non si era voluta convertire al cristianesimo, scusate, al paganesimo, spinta in questo dall'imperatore Massenzio, che pensate aveva voluto portarle 30 dotti e sapienti per convincerla, ma la forza della fede di questa reginetta fu superiore e addirittura vennero mandati a rogo quei sapienti che fallirono nel loro tentativo e nostra Caterina poté professare la sua fede fino a quando poi con un altro martirio venne appunto a terminare la propria esperienza. E voglio concludere con una piccola perla, questa Maddalena in cera datata 1790 qui sotto, guardate che gioiellino quello che vi sto presentando, la peccatrice osserva il teschio, memento mori che ricorda il passare del tempo e qui gli unguenti li vedete che si trovano appunto ad indicare ciò che aveva portato al sepolcro del Cristo. Anche questo oggetto, come ugualmente il San Giuseppe in alabastro del 600, sono grandi occasioni. Allora andiamo dall'altra parte dello studio ad accogliere l'architetto, se vogliamo mandare anche la musica relativa alle nature morte. È stata una grande trasmissione, avete confermato davvero numerose opere, siamo felici di essere con voi, torneremo domenica prossima per trascorrere sempre 4 ore, ce ne vorrebbero 8, siamo in 3 poi in queste puntate, per cui il ritmo spero sia assolutamente tambureggiante, grazie Antonio, poi sono 4 ore, per cui a parte qualche rara occasione, sono in molti gli amici che stanno alcuni momenti ed altri poi se ne vanno, abbiamo svuotato la parete di Raffaello. Vorrei lasciare la parola all'architetto partendo da questo quadro perché è magnifico, con la con magari la musica dalla regia delle Nature Morte, perché ancora avete un Lavagna strepitoso da non perdere, lo vedete qui al mio fianco, questo maestro che ha portato nella pittura napoletana, allievo di Andrea Belvedere, quel tocco, quel gusto francesizzante, così rococò. A voi l'architetto. Grazie Federico, grazie a tutti davvero amici, scusate, è stata una puntata davvero scoppiettante. Chiedo scusa all'amica Caterina e Paolo, purtroppo per la cassapanchina c'è stato un interesse da subito, io ho tentato di diversificare l'offerta, Federico non aveva capito, vabbè, recupereremo al meglio delle nostre possibilità. Siete in molti, tante prenotazioni, addirittura 2 o 3 confermi su alcune opere, quindi grazie davvero, grazie per l'attenzione e comunque il vostro interesse continuo. Non vedo l'ora di venire a Roma da tutti gli amici, anche dall'amico Gianfranco a sud di Roma, un posto incantevole, ho visto il tramonto forse più bello della mia vita a Roma. Ci sono ancora tante opportunità, amici, attenzione, perché da casa davvero un Lavagna così bello a 12.000 euro, poi magari domenica riusciremo a dorare anche la cornice, lo daremo pronto per la consegna. Ricordiamo che stiamo spedendo molte opere, quindi non titubate anche negli acquisti, sapete cosa vi invia Santiqua. È stata richiesta una velocissima panoramica finale, ormai veramente il tempo stringe. Un abbraccio alla signorina Josefina che ci segue da casa e anche gli telespettatori la salutano. Vorrei un istante collegarmi con un grande amico. Ti avevo detto, ore 7:30, 7:45, ti chiedo scusa caro amico, ma Dario sei pronto direttamente, vediamo un istante dalla regia. Perfetto. Allora, pronto? Bene, buona serata a tutti. Volevo farvi complimenti perché nonostante la situazione generale sono ormai... Non penso che si senta Dario. Belle puntate con tanta verve, con tanta carica vostra, quella di sempre, quindi ci fate sentire noi reclusi qui a casa molto più felici per quello che riusciamo a vedere, per l'entusiasmo che voi continuate a trasmettere.
e mi aveva chiesto Francesco, non so se mi sentite, io vedo l'immagine ma vedo lui fermo, continuo, parlo? Sì, 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 ti sentiamo forte e chiaro. Bene, bene, allora no, quello che volevo dire è che mi aveva chiesto Francesco come va, e io vorrei citare la famosa frase di Tito Livio, ha scritto, di un centurione romano: dopo l'incendio di Roma era uscito con la legione, perché se i Galli avevano dato fuoco a Roma, e lui ha piantato lo stendardo, ha detto hic manebimus optime, cioè staremo qui molto bene. Io francamente dopo più di 20 giorni non è che sia poi così bene bloccato qui in casa, però non sono l'unico, siamo in tanti milioni, per cui bisogna stare alle regole e terremo duro. Ecco, vedo adesso la foto dell'ultima mia visita in galleria, in cui ho visto una raffigurazione in linea della mia ex moglie, che si è un po' imbollosita negli ultimi anni, però devo dire che appunto l'ho trovata con meno rughe, per cui è tuttora vivente. E quindi diciamo un bel ricordo quella visita. Speriamo arrivino tempi in cui se ne potranno fare ancora tante, vedervi di persona, mangiare con voi, abbracciarvi. E anzi, a proposito di mangiare, che è sempre un bei ricordi, perché io non so cucinare, quindi non sto mangiando molto bene in questi giorni, ma ricordo quella cena fantastica da Barbara e Adriano a Modena, ci hanno invitato in casa loro dopo la fiera, è stato un momento molto, molto simpatico, anche perché abbiamo potuto fare tante belle chiacchiere insieme. Saluto il professor Bruno con la sorella e tutti quelli che ho avuto il piacere di conoscere in fiera. O anche a Milano quando sono capitati in visita loro. Quindi che devo dire, passerà questo momento, passerà sicuramente, torneremo a quello che facevamo prima, e ripeto, per uno come me abituato a viaggiare, perché per 40 anni ho girato il mondo, essere un po' recluso e non ho diciamo la costanza della mia amica Elena, che saluto, che tutti i giorni si fa i 10.000 passi in casa, ha aperto tutte le porte delle stanze e riesce a farsi queste grandi camminate, si fa i suoi 6 chilometri, a me dà un po' l'impressione del criceto sulla ruota, però io da parte mia cerco di sopravvivere facendo le scale che mi portano dall'appartamento, dalla parte bassa, alla stanza da pranzo, alla cucina, quindi motivi tecnici. Bene, ho visto delle belle conferme questa sera da parte di persone che sicuramente collezionano, sono collezionisti, persone capaci, con buon gusto. E ancora una volta, se mi posso permettere, ripeto il solito consiglio: meglio una bella opera piuttosto che tre solo decorative, investire nella qualità, poi non importa se non avete il nome, cognome del pittore, piuttosto che il codice fiscale o cose del genere, perché quello che conta è la qualità, quella premia sempre, e chi colleziona qualità nel tempo potrà poi eventualmente fare delle permute, rivendere, avrà sempre successo con la propria collezione. E naturalmente lo dico ancora una volta qui da casa recluso: state attenti, voi collezioni, voi che comprate come ho comprato tanto io, state attenti a persone meno cristalline, e purtroppo ce ne sono ancora un po' in giro nell'etere, che promettono sconti favolosi, permute, se il prezzo lo fate voi, ma ormai sono, credo che l'abbiano capito quasi tutti, insomma. Chi non lo sa ancora stia attento e si affidi a gente competente, appunto come Ars Antiqua, come siete voi, perché almeno poi non ci saranno lacrime. Io girando per casa, infatti, devo dire che continuo a guardare i quadri che ho acquisito negli anni, molti da voi Ars Antiqua, e mi fanno molta compagnia, devo dire, perché se non li avessi mi verrebbe veramente voglia di dare delle testate ai muri, invece li guardo questi quadri, me li godo, e non avrei mai pensato di avere tutte queste ore a disposizione per contemplarli, per godermeli, ma naturalmente c'è anche tanto tempo per leggere, rileggere libri, per sentire musica, andare in internet, navigare è favoloso, adesso che si possono visitare i musei in maniera virtuale, rivedere musei che abbiamo magari visto in passato che non siamo riusciti ancora a vedere. Quindi tutto sommato non è poi così male stare a casa impegnati, è quello che posso dire in linea di massima, è questo. Per il resto, ecco, avremo qualche chilo di più probabilmente a fine della quarantena, ma è da mettere in capitolato anche questo. Faremo la dieta dopo.
Grazie mille Riccardo per la tua testimonianza, che era appunto quello che volevamo far capire anche agli amici che hanno investito anche in opere e possono contemplarle mai come in questo periodo all'interno della propria abitazione. Quindi grazie davvero, sì, Riccardo Ricchi. Un abbraccione, siamo mai stati così lontani e vicini al tempo stesso. Gli agguati in corridoio al buio, che è pericolosissimo, si diverte a farmi gli agguati, però mi fa compagnia, quindi viva gli animali da compagnia, gatti, cagnetti, eccetera, per chi li ha, se li tenga stretti, se li tenga cari. Quindi un caro saluto. Benissimo, grazie mille, un abbraccio anche a te, a presto, arrivederci. Bene, allora amici, è testimonianza anche di come l'arte possa legare anche amicizie e a livello nazionale. Stringe il tempo, sarò velocissimo, l'ultima panoramica, poi magari Federico entrerà a salutarvi. Grande puntata, grazie davvero. Allora, il numero uno, a 3.400, dico solo i prezzi, 3.400 euro per la fuga in Egitto. L'adorazione dei magi, al numero 2, 3.200 euro. Al numero 3 abbiamo presentato il perdono di San Francesco a 3.800 euro. Al numero 4, vicinissimo Nuvolone, la Madonna con Bambino, a 5.000 euro. Al numero 5, giovane con brocca, a 2.800 euro. Bellissima novità, amici, guardate poi in settimana, domani faremo le fotografie, arricchiremo ulteriormente il nostro sito www.arsantico.srl, potrete vedere dal vero la bellezza di questi dipinti. Alessandro Magnasco a 8.000 euro. Al numero 7, mendicante Pitocco a 2.800 euro, cerchia del Todeschini. Todeschini assoluto, davvero, anche questo, un'altra opera favolosa. Ci sono dei problemi della linea, a 14.000 euro. Al numero 9, ritratto di Nogari, mezzo busto di anziana, molto bello anche questo dipinto. La richiesta è di 3.800 euro. Al numero 10, una chicca davvero di amorosi, proposta, questi sono per gli amici di Ancona, bisognerebbe chiamare, che è un quadro per loro, a 6.000 euro. Al numero 11, dipinto a 3.800 euro, scuola bolognese, molto bello anche questo bozzetto. Al numero 12, bellissima novità che questa sera forse è passata un po' sottotono, a 6.000 euro, veramente un quadro affascinante, questa Sacra Famiglia con San Giuseppe. Al numero 13, Grovenburg, altro quadro interessantissimo, grazie al dottor Picco per i suoi interventi, 7.600 euro. Cassa Panchina, signora, non me ne voglia, non voglio riciclare l'interesse su altro, ma anche questa è molto bella, marchigiana, eventualmente le faremo un super prezzo, visto il disguido, chiedo scusa, è del 700, molto bella, davvero legno policromo dipinto. Coppia di dipinti con interno fiammingo al 14, a 4.500 euro. Numero 15, altra scena di interno fiamminga a 6.000 euro. Bellissima serie di avori prografati, questi li lasceremo per domenica prossima, li presenteremo. Al numero 16, altro quadro interessantissimo, con l'ausilio del nostro amico Luca da Roma. Abbiamo trovato appunto l'ambito pittorico a Peter van der Werf a 2.500 euro. Coppia di Nature Morte, che veramente non ha avuto modo, ma appunto c'era grande interesse appunto nel loro impatto immediato, visivo, stilistico, che gli circoscrive proprio all'ambito vincenziniano. Stesura e gusto compositivo, più vicini a quelle appunto di Volò, detto il vincenzino. Differenza con il ductus pittorico dalla Caffi, proprio per la sua pennellata più controllata, più formale, un contrasto cromatico più luminoso e marcato, una qualità appunto che denota una maestria ripresa dei modelli fiamminghi, quindi dei modelli del vero, materia pulita e definita che risalta sul fondo scuro, petali resi con diverse velature per dare più veridicità alle diverse spezie floreali, quindi c'è veramente due Nature Morte da mettere a parete. Amici, io so che lì c'è una persona interessata, eventualmente le faremo le cornici a nostre spese. Al numero 19, prego. C'è interesse su questo dal mio amico Gino, dica che tra poco poi lo chiamo. Allora, signor Gino, fra poco Dario si metterà in contatto con lei. Qualità prezzo super, davvero un quadro del 600 di questa dimensione a 6.000 euro, davvero una grandissima opportunità. Dario, magari perfezioni lei il discorso con l'amico Gino. Due Nature Morte, davvero, amici, favolose, a 14.000 euro. Non fatele sfuggire, questo è un pittore che troveremo poi anche nello specifico, perché è troppo bello davvero da presentare con due cornici.
Comò veneziano, qua il prezzo non l'ho detto questa sera, ma ha già in 3 o 4 avete chiamato, forse per curiosità, ma davvero amici questo è un grandissimo investimento in qualcosa di unico che mai vi pentirete. Avete sentito Riccardo anche sull'opportunità di diversificare. 2.800 euro per gli obelischi, anche questi molto molto decorativi. Capolavoro, amici, al numero 20, davvero, chi è 20 ha vinto. Questo è un quadro da urlo. Amanti della natura morta, non titubate, fate uno sforzo in più, ma comprate un quadro da museo. Questo è un quadro assolutamente unico. Francesco Lavagna, 12.000 euro. L'Acquaiolo, c'era un amico da Torino, ahimè, lo presenteremo domenica prossima, ormai siamo agli sgoccioli. Gemito, con tutta la sua storia, davvero bellissima la tiratura. Tutta l'iscrizione con dedica a Francesco II, quindi in bronzo vero, con tutta una sua certificazione, bello di fusione, a 1.800 euro, è un gioiellino, anche questo non farsi sfuggire, l'Acquaiolo. Abbiamo inserito altro quadro con bozzetto a 2.800 euro. La parete dei Raffaelleschi l'avete saccheggiata, davvero, anche al numero 22 è rimasto superstite la Madonna con Bambino e Sant'Anna, quindi e San Giovannino, chiaramente l'ultima opportunità per i Raffaelleschi che è rimasta questa sera. È stata una grande puntata, davvero, grazie stasera poi con i tre tenores in campo, quindi una puntata molto ricca e vivace. Torneremo anche domenica prossima con la stessa formula, credo e mi auguro, con alcune altre novità che cercheremo appunto di farci spedire noi stessi dai nostri restauratori. Ci saranno due chicche anche lì stratosferiche, mi auguro che siano terminate perché verranno alla vostra visione veramente due quadri fantastici. Complimenti agli amici di Roma, non vedo l'ora veramente di poter scendere e visionare forse quelli che sono stati i collezionisti a cui più mi sono legato a Roma, quindi una città tanto distante, ma al tempo stesso con questa amicizia poi diventa tutto un piccolo mondo da visitare, da contemplare e veramente desidero al più presto venire a trovare tutti voi. Grazie, come sempre grazie, perché anche questa è stata una puntata davvero straordinaria. Da domani lavoreremo già chi da casa, chi in negozio, alternandoci giustamente, rispettando le regole, per arricchire ulteriormente il nostro sito internet, che vi ricordo potete visitare giorno e notte www.arsantiquasrl.com. Ci saranno grandi novità, vedete voi stesse. Federico, se vuoi entrare per salutare gli amici, così avremo modo di mandare la sigla. Grazie a tutti davvero per questa meravigliosa puntata. Una felice serata, in bocca al lupo a tutti. Speriamo davvero di vederci al più presto dal vivo, quindi vis-à-vis. La parola a Federico, da parte mia una buona serata, arrivederci domenica prossima, grazie. E allora complimenti all'architetto, a Riccardo, il suo intervento ci ha indicato proprio anche dei molti articoli relativi a quanto sia in questo momento importante investire e sicuro in beni certi. L'arte, se da secoli la si colleziona, più certa di così non vi è assolutamente niente. Dario, manderei la musica relativa alle nature morte, perché abbiamo ancora sia un Lavagna che questo pandan di scuola toscana, a mio avviso, strepitosa, e ripartiamo per gli ultimi minuti con la bellezza delle nature morte. Allora ritorniamo in diretta, ho voluto accogliervi con la bellezza della natura in posa napoletana di Francesco Lavagna, capolavoro assoluto di questo maestro che fu uno degli interpreti di questa concezione, di questa vocazione rococò, per cui l'eleganza della pennellata, la delicatezza dei colori
associati a questo pandan che ci porta invece nel mondo della pittura del Granducato di Toscana. I Medici furono grandi collezionisti, un po' perché amavano rappresentare quello che nei loro serragli per gli animali o nei giardini botanici per i fiori collezionavano. E grandi maestri, abbiamo visto Rigozzi la settimana scorsa, ma anche Bartolomeo Bimbi, al quale vanno accostate le nostre due tele di frutta e fiori. E queste ciliegie sono davvero molto molto assonanti al modo di dipingere di c'è il notaio, il nostro amico notaio. Buonasera notaio, cosa desidera? Allora glieli facciamo vedere subito i nostri due gioiellini. Sono in porcellana, vedete, con il modello dell'elefante sulla base e bronzo. Eccolo qua, rifiniti a bulino e cesello. Molto bella è la decorazione in bianco e blu. Siamo inizi del Novecento, 1910-20, fine 8, inizio 9. Allora, a cavallo. Se riesce a farlo io con una sola mano, faccio vedere i timbri sul fondo. Ci sono anche dei timbri sul fondo, eccoli qua. Sono di grandissima eleganza, eh. Poi l'idea che conta, questa è un'idea strepitosa dell'elefante che sorregge la struttura tronco piramidale. Potete usarli come naturalmente sostegni per illuminazione, sono francesi, credo 2,8 sia il prezzo, adesso non lo ricordo a memoria. Sono due oggetti molto molto affascinanti per idea, per realizzazione. Cesellati, guardate questi elefanti, la morbidezza della proboscide che si muove, ma anche l'idea della bardatura del grande animale esotico che poi si trasforma in sostegno, in base con le volute, per l'innesto della base tronco piramidale, appunto, di questo modello che naturalmente allude dall'inizio dell'Ottocento con il Return d'Egitte, e che richiama questo mondo esotico. Dica Dario, faccio vedere anche per l'amico da Udine, nel frattempo abbiamo tutte le linee che tornano a chiamare. Allora, 2008, abbiamo la coppia di candelieri in bronzo e porcellana, alla mia spalle queste strepitose nature morte in posa. Ho iniziato dicendo che si può anche rimanere con un Leonardo a parete. Queste due, a mio avviso, sono due capolavori della natura morta italiana. Credo 2,8, sono andato a memoria, però potrei sbagliare, perché ormai dopo 4 ore di una stupenda diretta si possono dare anche i numeri, ma naturalmente verifichiamo in regia. Consiglierei all'amico anche che ci ha chiamato poc'anzi, il nostro Monsieur Teodoro, quadro di grande effetto, anche qui l'idea, l'invenzio con questi personaggi che in inverno entrano nella taverna, quasi sorprendendo questa regra brigata che, come in tutte le taverne dei fiamminghi, soprattutto operosi a Roma, stava banchettando, una celebrazione della storia del cibo, la brocca, il pane, il coltello in bilico con il colpo di luce. Allora, in conferma i due candelieri, lanci pure Dario, che stia a debita distanza lanciando le opere. Bello il campanellino che è passato in volo davanti alla telecamera. Notaio, non vedo l'ora di venire in Versiglia. A Viareggio da lei molto presto, in conferma allora a pochissimo, sta per terminare una strepitosa puntata, ho visto un po' il resoconto delle conferme, ci fa piacere che naturalmente ci seguiate. Allora, Federico Bulgarini, Dario Francerso, Ars Antiqua, vi auguro una settimana di piacere, stando naturalmente a casa, ci vediamo domenica prossima, e due conferme anche su quelli, buona serata, a domenica prossima, vi vogliamo bene.